Live l'ho startato. Ora vi starto anche a voi tutto il resto. Ok. Perfetto. Apriamo il server. Server in apertura. Voilà. Metto le cuffie. Avete pazienza, ragazzi, lo so. Tanto lunedì sono di pomeriggio, quindi pure se stiamo 10 minuti in più, non muore nessuno. Comunque, se volete già entrare, il server è già on, quindi potete già entrare all'interno del server. Proprio ora è online praticamente. Parapapara McDonald's. Allora io voglio fare una divisione. Oh, ok, così è più bellino, vede? Così mettiamo leggi. No, io ho le due schermate attive. Cosa posso fare? Non c'è nessun collegamento tra queste emoji. No, 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 assolutamente, Alexia. Ok, raga, io volevo un po' farvi un discorsetto a tutti quanti, un po' per la questione del server, perché sono cose che vorrei dirvi. Cioè, non ne assolutamente non negative, ma semplicemente sono alcune cose che si dovrebbe parlare un attimo. Chiarire, ecco, mettiamo una cosa. Io ancora non ho capito questo. Qualcuno mi deve dire a che serve questo. Togli tutta sta monnezza. Prende il cibo, binocolo. Abbiamo i soldi. C'è Binocolo è mio. il cibo qui. Mamma, vedi, il binocolo è mio. Mi serve del cibo personale. Anzi, quello è mio quel binocolo. No, non l'avevi comprato per me. Uno, ma quello che c'è addosso è mio. È un regalo del minatore. Quello che hai addosso tu, ma quello nel Fio. baule? Lo so. Cioè, Alla fine, finché. era un silenzio, mai visto qui? Siamo diventati siamo diventati una serenissima Famosi? repubblica. Ok. Sì. Io sono più famoso di lei, figlio, Signore, sicuramente. buonasera. Oh, tesoriere, Salve, bentornato. Bentornato, ci è mancato, ci è Oh, mancato. generale! Guarda che. Ho Mamma cambiato la mia. skin, Ho la notato, migliore. state anche bombardando, vedo, già vi siete preparati per bombardare. Guardi, What? tutto In impettito. botte a che senso? Napoli, le botte a Napoli. Tutto impettito. Ah, vabbè, ci stiamo preparando per la guerra, insomma. Ah, me ne sono accorto, me ne sono accorto. Allora, ragazzi, non mi dite nulla, io devo fare un po' di shopping. Volete farmi compagnia intanto? Ma sì, Oh! dai. Hai Sì, visto così. Turi? Siamo diventati una serenissima repubblica di Venezia. Di No, no, Osiris. no, sindaco, no. No, dai, Fra, non dirmi che è quello che penso questo. Cosa? Proprio quello che penso. No, no, Il no, sindaco. no. Cosa stai pensando? Noi siamo Dai, una dai. serenissima repubblica di Dai. Osiris. Qualcuno mi può dare due bistecche e qualcosa da mangiare? Cioè, Ora prego. vado a fare shopping. Comunque, raga, un attimo Forse ho solo. patate, se vuoi. Voi Dammene del una. comune, se possibile, iniziate già a Ah, preparare il così. comune e a lavorare. Io intanto vado a Una. fare shopping e devo parlare un attimo con il Grazie falegname. Aspetta, falegname, aspetta un attimo. mille. Vuole che l'accompagni Prego, così mi prego. aggiorno su quello che è successo che non c'ero? No, 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 vai con Ah, il sì, signor Messia un attimo a croce. già Avendo la lavorare. barca qua. Va bene. Grazie Oh, la per la mia. barca, croce. Grazie. Sturi, venga un Oh, attimo no, qua. le mie frecce. Signor Turi, le Oh. tasse. Le tasse. Ah, è Sì, vero, sì, c'hai sì. anche una malta. Multa. C'hai anche una multa. Intanto vieni con me che parliamo. Ah, già, è vero, Cioè. anche la multa per non aver pagato l'ultima tassa. Oh, Turi, Ah, andiamo, dai. minchia. Cioè, venti, vento, come Poi c'è cazzo ti massa. chiami? È Vieni, vero. vento. Sindaco, ha le Ah, cose. vengi con me, aspetta, c'è la signorina. Aspetta, La sto c'è. seguendo. Venite un attimo con me. Dov'è la signorina? È Chi è questa? una Oh, nuova persona. si chiama Bacca. Porta rispetto. What is love? Mamma mia, che pelosa, chissà. Buongiorno, Buongiorno. signore. Chiamo Bacca. Allora, signorina, venghi con me Buonasera, che facciamo buonasera. i trucchetti magici per quel problema. Mi sentite? Ecco. Ah sì, famoso problema. Il Ciao. famoso problema astrale, ecco, lo mettiamo così.
Sindaco. Un attimo solo, raga, un attimo. Ma... devo anche andare a prendermi il cibo che sto morendo. Allora, signorina, aspetta, signorina, comunque lui è il boscaiolo. Bocchina! È normale, è normale. Allora, venghi. Uno, due, tre, quattro. Comunque, signorina, perché non mi segue? Le faccio vedere effettivamente dove sono tutte le strutture e dove cercare le persone. Perfetto. Quasi ti spiego. E parliamo anche della progettazione. Ora arriva il boscaiolo. Venga con me, venghi. Oggi posso dedicarle un po' di tempo. Un po' di tempo. Ah, oggi ci sarà l'apertura del mercatino. A proposito. Giusto, è vero, il mercatino. Ok, venga con me. Mi scusi, facevo un attimo. Però un attimo, un secondo, vado a prendermi un po' di cibo che. Vada, vada, vada. Dove è andato Turi? Tutto normale, sì, è tutto normalissimo, Panzer. Devo andare a fare shopping da te, Panzer. Arabo. Beh, perfetto, immagino che mi ha ascoltato. Ciao, signor Wolverine. Wolverine? Signor Christian, scusami. Ah, signor Christian, avevo delle domande fondamentali per lei. Allora, sì. Voi state, no, producendo tanti lingotti di ferro, già preparazione di armature, armi, scudi, eccetera? No, aspetta, non ho capito. Mi state già preparando la produzione, no? Perché dovete avere tanta produzione che adesso ci sarà un'economia vasta, quindi dovete, anche senza ordine, già preparare della roba. Ok. E diglielo al tuo collega che iniziate a produrre tanto, comprate tanto ferro grezzo e cuocetelo perché c'è tanto, c'è anche il mercatino oggi. Signor sindaco la cercava una signorina... Dove? Marrone. Ma era dietro di me, una seconda. Dov'è? È andata verso il mercato. Com'è andata verso il mercato? Eccola, l'avevo persa. No, ero letteralmente vicino a te. Semplicemente ero sulla montagna lì. Ah, non l'avevo vista. Venghi comunque, venghi. Turi, signor Turi. Signor Turi. Uh-huh. Allora, intanto, questa è una nuova costruttrice. Presentati. Buongiorno. Lui si chiama Venti. Salve. Piacere, Vento. Vento, scusami. Intanto andiamo, dai, venite. Contadino, venga montato, anche con lei. Prendo a legnate. Venga anche lei, calogero, venga. Vabbè, Carlo, vieni. Andiamo. Ma come venga, signor Carlo? Aspetta un attimo. A boscaiolo! A boscaiolo! Boscaiolo! Ma che stai a fare? Vieni con noi. Dove stiamo andando? Aspetta, devo parlare con Carlo. Vabbè, ci vediamo direttamente a casa tua, ok? Va bene, basta che non mi derubi, vabbè. Signor sindaco. Non si preoccupi, che devo derubare? Ma mi hai preso per un che mi hai preso? Vabbè, niente. Allora, andiamo. Comunque, stavo dicendo, signorina. Per i percorsi, in caso lei non sa dove alcune cose si trovano, mo le spiego un po' meglio le cose. La prima cosa fondamentale è segua sempre le strade, sono tutte collegate a ogni abitazione. Quindi di qua va quella struttura, ad esempio, è una struttura dello Stato, può essere attivata come attività. Per esempio si paga semplicemente, a posto di pagare come se fosse un'attività, è normale, devi costruire, già ce l'hai, paghi semplicemente una tassa. Ok. Quindi quando uno ha bisogno, eccetera. Signor... ok, no, niente. No, non cercavo. Intanto andiamo alla periferia, va bene. Come avete visto, qua invece, se ha bisogno di andare di qua, qui si trovano altri edifici interessanti. Sì, questo qua c'è il... macellaio. Il cibo. Sì, vabbè, c'è il macellaio e questo invece è l'enchanter, che adesso per ora è ancora chiuso. Qui puoi enchantare le cose grazie al minatore. Poi, vabbè, venga di qua, queste sono varie case, lì ci sono tutte strutture di case. Questa invece è anche una casa, questo è un altro costruttore,
un suo rivale barra collega, come preferisce chiamarlo. Se ha bisogno anche di altro cibo oltre la carne, questo è il frutto e verdura. Molti hanno messo un cartello appunto proprio di proposito per dire. Se, anche se non c'è Veng Veng, se non c'è il proprietario, c'è il suo subordinato che vende le cose. Sì. Ok, vieni con me, faccio vedere il resto. Voilà. Questo è un altro punto, ovviamente qua ci sono altre case e c'è anche l'edificio cacciatore. Se ha bisogno di cose particolari, un po' più esotiche, basta venire di qua. Qua dobbiamo ancora costruire le strade, infatti penso che le chiederò di rifinire le strade. Qui ci trova innanzitutto va bene. La libreria. Ok. Lui venderà vetro, mattoni e libri principalmente. Qua puoi vedere per già ora solo i libri. Sì. Perché abbiamo un accordo commerciale da stipulare. Questa invece è quella di Sora, il cacciatore. Qui ci troverai tutti i materiali molto particolari, come vedi. Ah, tipo per i mostri e sì, anche un po' di cibo crudo. Sì, trovi un po' di cibo cotto, ma ovviamente ha sparato dei prezzi da un po' esagerati prezzi, ecco. Infatti. E infatti lui è un cacciatore, i cacciatori sono, sai, quelle baracchelle che tutto costa di più. Comunque, in caso, per tornare indietro, basta andare di qua. Questa è la zona, diciamo, residenziale e negozi, è quella più attiva. Però la città è divisa in due luoghi attualmente. Anzi, in tre in realtà. Questo l'abbiamo chiamato, basta leggere i cartelli, le faccio vedere. Se lei venga qui, cioè se viene qui. Centro storico. Allora, dal comune alla pescheria dove ci sarà il suo negozio è il centro storico. E invece qua l'abbiamo chiamato quartiere del fiume. Vedi? Ok. Poi, se devi andare a quando uno dice periferia, la periferia si riferisce a questo posto. Venghi, venghi. Basta seguire comunque sempre la strada, trova tutto. Di qua ci dirigiamo alla periferia. Il problema della periferia... E dove c'è il falegname? Dove c'è, sì. E anche il contadino, boscaiolo, contadino e minatore. E vabbè, c'è un po', diciamo, le cose esterne. Sai, la produzione primaria di beni primari. Era brutto tenerlo in città, giustamente. In questo caso le sconsiglio una cosa, quando è notte, di non venire di qua perché ci sono attualmente attacchi barbari e di alcuni mostri che non riusciamo a controllare, perché attualmente la polizia sta facendo un duro lavoro, ma abbiamo due nemici attuali nella città. Come ha visto l'ultima giornata che appunto sono stato poco presente in città perché c'è stata una questione da risolvere. Sì, mi hanno detto. No pizzo, prossima volta esplode casa. Ah, ok, lascia stare questo. Questa è la casa di Turi. Eccolo qua, Turi. Vedi? Per se in caso non li trova, ti sentono, ok? Venghi, questa è la loro casa. Allora, signor Turi, la signorina ha bisogno di legno per lavorare, ok? Quanto gliene serve? Chiedi a lei. Tipo due stack per ora, poi vediamo, casomai vengo a prendere un'altra. Allora, ok. Di spruce. Log. Spruce. Due stack? Mm. Oh, no, uno stack. Vabbè, non vabbè, ci sta uno niente. Stack per ora... Niente. Per ora uno stack, vabbè, poi... Ne posso tenere uno stack? Uno stack è 10. Va bene. Pure di più. È 17. Tenga. Va bene, poi si vedrà. Il prezzo quant'è? Vabbè, me lo paga in due stack è 30. Anzi no, faccia 20, perché è il primo acquisto che fa. Per oggi tutto il legno le costa 10, solamente per oggi però. Va bene, va bene. Non hai soldi? Sì, sì, adesso io li do. In caso ricordati che devo rimborsarti anche il legno comprato. Quindi 20 lei quanto ha di soldi in questo momento? Adesso ne avevo 55. Dai, faccia 15, io lo faccio pagare 15 tutto. Oh, che gentile. Grazie, grazie. Comunque sono una persona abbastanza gentile, quindi magari qualche volta mi faccio scappare legno, nel senso che non glielo faccio pagare magari, se sono di buon umore. Sì, ma una cosa, signor Turi. Bene. Una cosa. Sì, signor, quando sì, è che apre il negozio? Dov'è il signor Giovi per costruire la sua casa? Il signor Figgipolla oggi mi sa tanto che un ciase. Ma quando torna? Non lo so. Perché la scorsa sessione aveva da fare.
Questa sessione non so, probabilmente sarà con sua sorella piccola. Ah, ok, vabbè, allora, tranquillo, tranquillo. L'unica cosa volevo sapere, Turi, ma tu dove vuoi fare il negozio? Perché comunque quando non ci sei, ti conviene averlo Io. attivo. Lo so, Perché non te io lo fai fare da l'avevo. lei? Mica l'hai già pagato? No, ma in teoria dovrebbe avere. No, ancora non l'ho pagato in teoria. Però gli avevo dato un sacco di legno. Ah, Cioè, gli allora, avevo ok, va tutto bene, il no, va bene, legno. va bene, va bene. Vabbè, anche se non ci sto niente a rifarlo, quindi. No, vabbè, no, vabbè, ma se già hai dato, lascia stare, già hai fatto. Fai una cosa, Ma una cosa allora, inizia a successiva. lavorare tanto legname perché Sì. dobbiamo costruire un sacco di strutture Ma guarda, pubbliche, guarda che alberi di spruce c'ho qua dietro. ok? Ho visto. Sono Ah, ma solo giganti. una Sì, cosa. ieri a venerdì che non c'era, siamo venuti a prenderne poco, però. Parliamone intanto anche con Boscaiolo perché la signorina, lei si concentra un attimo per questo periodo, si vuole concentrare alle strutture pubbliche, ok? Io ora le elenco un po' di strutture perché facciamo un Vabbè, io po' di... posso fare anche un po' di privato, cioè posso fare anche un po', Sì, però ci serve un attimo qualcuno che fa quelle pubbliche perché alcuni Va sono bene, impegnati va da bene. privati. Quindi se riesce a gestire per noi, le paghiamo Va bene, va profumatamente. bene. Allora, solo una cosa, signorina, noi abbiamo parlato oggi di fare il porto e l'avamposto, o quello che riesce a fare, insomma. La prossima volta noi dovremo fare il porto nella nuova città e costruiamo lì un piccolo mercatino. Intanto io Ok. mi accordo con lui per il legname, ok? E Va poi bene. tu mi fai sapere effettivamente quanto legno ti serve, io mi accordo stesso con Turi. Intanto, quando hai i progetti in mano, alle vari progetti, dice quale tipo di legno devi usare. Guarda, ti apro una parentesi, ti chiudo una parentesi fuori RP. In caso me lo puoi dire anche in privato su Discord, così io lo dico a lui, appunto in privato, e già in RP ci troviamo avvantaggiati nel discorso. Chiudo la parentesi. Detto Ok. questo, va bene, dai. Allora, Turi, oggi so che ti romperò un po' le scatoline, ma devi tagliare tanto legno in generale. Va bene, a posto, c'è l'arma segreta. Va bene, perfetto. Intanto, quando siamo tutti pronti, a Una posto. cosa, signor Mi dica. sindaco, ma ho sentito che i pirati hanno fatto Eh sì, c'è un sosta. problema, ci sono vari problemi, adesso infatti dobbiamo risolverli. Per ora abbiamo Come trovato una dalla nuova zona. recluta che fa il marinaio, E chi è? quindi per adesso a te il signor Calogero, per ora non fate marinaio, cercatevi di concentrarvi sul vostro lavoro. Quando c'è tempo vi chiamiamo noi per la recluta, Va bene. diciamo la leva forzata, ecco, mettiamola così. Guarda, guarda come lavora, guardalo, guardalo. Mamma mia, lui sì che è un vero uomo. Intanto Mamma mia. noi andiamo, dai che la signorina si deve lavorare giustamente, la Va stiamo un po' bene, buona disturbando. fortuna. Vieni. Grazie, poi ci rivedremo, mi sa, oggi sempre, Va quindi. bene. Va bene, dai, arrivederci. Chiudiamo qui. A posto. Ah, venghi, venghi, signorina. L'accompagno io. In caso se ci sono mostri, non la proteggo, glielo dico. Infatti. Corriamo. Ah, beh. Perché non ho armi. Perfetto. Vabbè, il piccone, di piccone si va. Vabbè, ma non dovrebbero esserci qua mostri. Se segui la strada, difficilmente mostri arrivano in quest'area. Perché ci sono le luci apposite. Poi ci sono anche i lupi in caso che Sì, cacciano. l'altro giorno siamo morti qua in questa zona mentre prendevamo il legno, però. Ah, e vabbè, ma i boschi purtroppo. Il boscaiolo è un uomo forte e quindi riesce facilmente a combattere mostri anche da solo. Ma che siamo umili cittadini, ovviamente ci riesce un po' difficile. Vabbè, nel caso comunque qualsiasi cosa lei abbia bisogno o ha dei dubbi, si presenti sempre a comune, oggi dovrei esserci il più possibile. Farò le cose. Perfetto. A parte poi ci sono anche altri membri del consiglio, quindi puoi chiedere anche a loro in caso se hai dubbi, va bene? Perfetto. Ricordasi. Come gli è piaciuta la statua? Sì, Com'è? bella. Tutti hanno parlato di un'epoca del 1900, capisci a me? Però sì, è bella. Solo che molti, ecco, Perfetto. l'hanno in... Vabbè, hai capito, non allunghiamo il discorso. Detto questo, le lascio al suo lavoro. Si ricordi di pagare le tasse della sua attività più tardi, quando ha prima di Qualcuno ha staccare. detto tasse? Perché sennò si rischia una multa. Tasse? Intanto lascio la signorina là. Quante, quanto costano le tasse? 20 devi pagare, tu hai solo l'attività attiva. 50. Cosa Non ha 5? neanche la casa? No, la casa per ora No. non ha senso averla per lei. Non ho niente. Posso usare una Vabbè, gli posso Dimmi. dare la mia, casomai. Bocchina. Ora compro il cibo, aspettate. Comunque quando No! vengo qua. Fatemi Scusa! comprare il cibo, per favore. Tesoriere. Mi dai soldi. Sto morendo di fame. Hai visto che elegante, che galanteria che c'ho, signor Egil? Salve, Dobbiamo signor andare a prescindere perché macellaio. stavamo morendo mentre stavamo Salve, salve, buonasera. Minchia, la carne di pecora, ottimo il prezzo. Devo essere sincera, veramente un ottimo prezzo. L'ho comprato tutto, infatti, grazie mille. Mi piace, di che?
Ah, sì, signor sì. Sindaco. Ah, solo una domanda. Fammi... Scusa, prego, se apro la tua cassa per farmi un attimo no, i conti. No, prego, prego. Ok, sappi che a breve compreremo la carne, che i polizi stanno a morire di fame. Ah, vabbè. Una cosa, se lei con l'attività è tranquillo, servono marinai al porto, cioè l'ammiraglio. Se vuole venire a sentire un po' il discorso che parliamo, può va anche bene, venire. Tra 2 minuti vengo. Vada, vada, tranquillo, faccia con calma. Nati, ho preso il cibo, dove sei? Qui. Arrivo, arrivo. Come si risponde in privato? Ecco, dietro ecco. La caserma. Ecco qua. Come si risponde in privato? Tieni, tieni. Slash MSG mi pare. Ah, signor Ghiotto, cioè, mi senti? No, come è stato ucciso da zombie? Grazie. Signor sindaco. Non so come... Dove sei? In casa sua, perché ce l'ho il respawn nel letto. Ah, venghi qua a prendere le sue cose, sono a terra. Venghi, venghi. Le mie e quelle del... Sì, poi le consegna lei al poliziotto, che è dietro di lei. Al poliziotto, ah, ecco. Mi serve un po' di luce di là, vero? Ci sono i mostri? Prego, mi serve un'armatura. Prego. Mi serve un'armatura. No. Allora, minchia, siamo messi un po' male oggi. Abbiamo un'economia molto discutibile. Ok, ho messo un po' di luce qua. Ah, signor Chris, ma ha perso la voce suo fratello? Sì, ha perso la voce e l'udito anche. Ok, lei può comunicare con lui, no? Giustamente, gli hai detto del fatto della produzione? Sì, sì. Ok, sì, grazie mille. Fatelo il più presto possibile perché abbiamo tanto tanto da fare, la produzione, perché dobbiamo iniziare a colonizzare l'altro villaggio, quindi dobbiamo un po' muoverci, va bene? Va bene, va bene. Va bene, detto questo ci sentiamo dopo, quando ho le commissioni pronte, perché devo parlare con il consiglio, va bene? Okay. Va bene, a dopo, signorini arabi. A dopo. Eccomi qua, vi ho messo un po' di luce se volete, per dopo, ci sono già pronte. Ah, aspetta, aspetta. Un attimo. Vado a lavorare al consiglio un attimo. Arrivo. Signor sindaco, io mi sono già pagato lo stipendio da solo. Me ne sono accorto, la stavo spiando col binocolo di proposito. Comunque venga, che iniziamo a lavorare. Mi scusi per la lunga attesa, ma avevamo un commercio da scambiare con i contadini e con i boscaioli. Anche con i fabbri ho messo sotto lavoro tanto, perché dobbiamo aumentare la produzione di tutto. Allora, signor tesoriere, guarda, l'ho aggiustato un po' i libri. Se avessi, adesso c'hai i stipendi pagati. Sì, sì, ho visto. Le tasse pagate, tasse chi deve pagare, per esempio, vedi? Qua ad esempio Jumper togli 30 di rame, aspetta. Il signor Jumper deve pagare per 2 volte perché l'ultima volta è stato rapito e non ha potuto pagare le tasse. Qui ci sono le tasse dei minatori e qui ci sono i gazebi affittati, ok? Sì, sì. Ora per ora prendo anche il mio stipendio. Scriva che ho preso il mio stipendio. Ok. Che sono, attualmente sono abbassati i stipendi, non so se ha visto. No, ho visto che era in programma ma non era ancora passato. Ah sì sì, giusto, vero. Verranno abbassati totalmente. Quindi io prendevo 100, devo prendere 100 giustamente. Ma dalla prossima sessione verranno abbassati. Ma quindi io praticamente alla prossima sessione non prendo 130 ma prendo... No, non prendi 140 ma prendi, fai 70, sì, dividi l'altro tipo 105, 110. Vabbè, facciamo 110. Okay. Va bene. Allora, io mi pago le tasse, pago l'attività di mia moglie, che sono... Ah, io ho già pagato le tasse, perché mi sono tolto 10. La tassa della mia moglie, della casa, sono 30 di tasse, giusto? Sì. E devo pagare il peschereccio che lei pesca, quindi altre 10. Sono... Quanto sono? Casa. 30, 40, ok, a posto, 40. Sì. Già pagato, già pagato.
Perfetto, un'altra cosa da aggiungere. Vabbè, stipendi pagati, qua c'è scritto. Ok, grazie mille. Una cosa che anche le, sulle case abbiamo fatto un'altra proposta. Sì, io ho notato. Quella delle proprietà di condivisione, nel senso che più persone sono all'interno della casa, più sono 5 in più per ogni persona. È giustificato letto... perché ci sono povere persone che vivono da sole e mi sembra ingiusto. Sì, sì, sì. Ingiusto. Ho letto sulla Gazzetta Ufficiale di Osiris. Ah, ecco, perfetto. Venga qua un attimo, sì, sì. Se viene qui ho cambiato un po' di cose, se vede. I documenti di queste persone, vedi, sono 4 persone che hanno 4 documenti qua perché vivono insieme. Ah, ok. Quindi okay, hanno una proprietà insieme loro. Invece sì, poi... Sì, sarebbe utile capire... però il problema sa qual è, signor... Cosa? Che devo andare a prendermi i libri di ciascuno. A parte che questi qua sono mica i... Sì, ma tanto solo quello il primo proprio, cioè la tassa da pagare per ora. Ah, ok, ok. Che ho preso ora io, solo il primo, quindi si trova... Ok, ok. Intanto cancello qua documenti perché sennò ti confondi. Fammi vedere, c'è un altro. Questo è libero, libero. Ovviamente controllo per sicurezza che le do un po' una mano, signor tesoriere. Cerco di fare il mio possibile per aiutare. Sì, se sì, vede, le ho aperto altre 4 gazebi qui. C'è 4 casse, così può scrivere più nomi. Ok, sì, sì, sì. E detto questo, sì, vado a posarmi un attimo lo stipendio. Vado a posarmi lo stipendio. Buonasera, signor Panzer. Ciao, signor venga, Panzer. Venga, che le... No, ammiraglio. Siamo qua per pagare. Come io sì. intanto vado a vedere quanto deve dare. Allora, signor marinaio, mio caro sottoposto, 10 20 signor Messia, lei deve venire al comune che dobbiamo parlare. Mi scusi, lei non sta lavorando oggi? Cosa devo fare, scusa? Come che devi fare? Dobbiamo lavorare. Mi deve fare attualmente un resoconto di un po' di cose. Mi deve fare un resoconto di quello che manca: armi, armature, scudi e cibo. Vada nella stazione di polizia e portami il recapito. Scusami, signor Calogero. Nate, hai bisogno di altro cibo? Se vuoi lo compro. Ma che dici, ne compro altro a sto punto? Sì, dai, ne compro altro a sto punto. Una canna da pesca che appena si distrugge la mia la devo riparare. Ok, chiedo un attimo ai fabbri se te la producono perché oggi non c'è il cacciatore, aspetta. Ah, oggi non ha lo shopper? Sì, però non... Ah, sì, è vero. Ora vado a controllare. Intanto mi porto i soldi appresso. Che compro la carne bovina che ce l'ha un ottimo prezzo il signor... Ah, mamma mia. Mi sono cagato solo. Andiamo prima da cacciatore e poi vado da macellaio. Allora. Sì, Nati, ce l'ho le canne da pesca. Le faccio un regalo, tenga. Nati, te ne ho comprate 4, va bene? Ah, vabbè, no, non posso farlo così, giusto. Facendo meta RP, fail RP. Vabbè, il pesce in giro. Andiamo di qua. Ce l'ha. Troppo buono il prezzo di questa carne. Minchia, se è buono. Infatti lo compro anche per i poliziotti. Che mi stavi dicendo, Vale? No, niente, Nate, ora arrivo, Vila. Ciao. Fatto un po' di shopping. Comunque il tuo prezzo della carne bovina, ottimo, sono andato a comprarlo di nuovo, pensa, per sicurezza. Ho visto, ma per caso cosa? Sua moglie ha altri libri? Venga, chiediamo, perché non lo so se non... Vado a posare i soldi un attimo. Vai, tranquillo, ci vediamo al molo. Salve, signorina. Ciao Jamie, dia 5 minuti. Scusi, signor sindaco. Mi dica. Ma Panzer viene pagato 60 di stipendi. Eh sì, appunto, per questo saranno diminuiti i stipendi. Perché erano un po' okay, troppo alti, tipo quelli pubblici. Ok, eh sì, no, anche perché deve pagare. Deve pagare 50 e... Ne guadagna 60, sono troppi. E guadagna sì. 60,
Signorina, ci sei? Ok, non c'è. Vabbè, forse è FK un attimo. Sì. Cosa ti serve? Perché non li ho qui, li ho a casa. No. No, se mi riesci a dire così poi se mi piace qualcuno lo... Allora vieni a casa mia che ti dico perché io li ho i libri, non li tengo al mondo. Okay. Nati, le canne da pesca dove te le metto? Giusto. Nel mio bombe... Qui dentro? Boh, sì. Sì, sì, dai, le ho messe lei, sì. Grazie. Allora, aspetti. Aspetti un attimo, Miraglio. No, aspetta, ripeti. Aspetta, Miraglio, un attimo. Vengi con me. Vengi. No, vai. Cioè, questo libro ha quattro cose: efficienza, sì. Fiamma, protezione etica. Oggi venga con me. Serve solo fiamma. Vabbè, poi. Poi via. Oh, allora, signor Giorgio, siamo a secco di pane. Cioè abbiamo solo una spada di ferro, solo uno scudo. Ok. E zero armature. Ok, andiamo di qua allora. Dovuta comprare da solo praticamente l'armatura, signor Doge. Lo so, ma attualmente abbiamo un po' di problemi da risolvere. Vabbè, ma questo è altro alla mia città. Allora, vediamo. Devono rimanere, vabbè, questo è quello che dovete fare. Allora, fammi un attimo leggere due libri. È rifatto di bambù, quindi diciamo che è meglio di no, giusto? Per ora... Troppo rischioso che ci sono i pirati in giro. Sì, assolutamente. Abbastanza rischioso, dicevo. È meglio lasciar perdere per ora. No, più che altro lascia stare per ora queste richieste perché non sono super fondamentali. Poi vengi con me allora. Andiamo un attimo dal fabbro, vediamo se già sono in produzione. Poi per il cibo dovrebbe essere tranquillo, andiamo a prendere... Un attimo solo, ma quindi carne ne avete? Carne pane in Italia. Carne pochissima, abbiamo solo delle patate e basta. Andiamo a dare un'occhiata così facciamo un attimo un calcolo. Vediamo, facciamo un attimo un calcolo. Facciamo un passicco, diciamo, di cibo, comunque è un bel po' che non facciamo la spesa qua. Allora, vediamo, avete... Vabbè, comunque patate ne avete. A livello di verdura siete messe bene, ma la carne che manca tanto. Carne e pane, vabbè. Il pane è zero proprio. Vabbè, quindi poi lo sono compriamo. Delle armate. Il signor sindaco. Mi dica. Mi dica. Volevo pagare le tasse. Ah, non le ha già pagate? Allora. No, ancora no, giusto. Le ho pagate. Le hai pagate o no? Ho questo segnamelo. Allora. Prego, 20 tasse. Ok, va bene. Però per la costruzione del ponte vorrei 50, quindi alla fine... No, te lo metto da parte. È da incassare, quindi te lo faccio... Cosa 50, scusami? Prova. Per la costruzione del porto e dell'avamposto. Tutte e due 50? Sì. Minchia. Conveniente. La costruzione è bella grande, eh. No, conviene il prezzo, è ottimo. Venga. Questi due e le do il pagamento. Allora, quanto tempo ti fa pagare la... Ma quanto legno ha comprato? Ah no, perché giustamente le ha fatto un buon prezzo. Sì, è stato meglio. Vabbè, perché sei nuova, comunque mezzo, sì. Cercano sempre di fare offerte speciali a chi è nuovo. Venghi comunque, venghi esatto. A comune. Puoi entrare. Dai, comunque è vero, mi deve dare i 15 del legno. Anche. Hai ragione, vedi, ecco, c'era qualcosa, un barbatrucco. Allora, facciamo una cosa, le do intanto... 20 e grande 40. Intanto ecco. I 15 del legno, che quindi alla fine ho pagato 5. Aspetta. No, mi ha dato 5, secondo me. Allora, il carretto costa 5 di rame. Il gazebo piccolo 10, il gazebo medio 20 e il gazebo grande 40. Voglio quello piccolo. Allora. Il gazebo piccolo sono 10. Adesso le mostro il gazebo piccolo. Sì, perché comunque chiedo 50, perché comunque quella statua secondo me le ho fatto pagare un po' troppo. Aspetti, un secondo che metto via le cose. Va bene. Perfetto. Siamo grazie. A posto. Sì. Perfetto. Signor sindaco, può far vedere lei a pizza il gazebo piccolo? Qual è? Che l'ho preso. Ne ha preso un quanto l'ha pagato?
Come? Quanto l'ha pagato? 10, come scritto. Ok, aspetta che controllo un attimo i costi, perché non mi ricordo, sono sincero. Sì, era 10. Ho sotto mano i documenti. Ah, ok, perfetto. Allora, i stipendi pagati quali sono? Gabri, Ora Red e Panzer, giusto? Sì, tra l'altro Panzer ho fatto un problema, ma sistemerò a breve. Ah, ok. Quale stipendio manca da pagare? Nessuno. Ok, perfetto. Ah, signor Panzer, venga un secondo. Ah, quello di Carlo. Mi servi dopo, pizza. Mi scusi. Senza farci sentire. Venga, signor Pizza. Senza farci sentire dal sindaco. Allora, buttiamoci dalla finestra. Ho sbagliato. Deve... Ai. Allora. Non è a norma, questa battaglia. Allora, quello piccolo dovrebbe essere proprio questo. Sì, questo è quello piccolo. Perché i tir medio sono questi qua un po' più grandi. E tir grossi sono quelli. Comunque devo informarla che oggi al mercatino venderò un materiale prezioso per la guerra. Ah, perfetto. Sarò interessato a notarlo. Cioè, frecce. Buono. A un prezzo scontato. Perché è al mercatino. Ah, ok, perfetto. Intanto quindi... questa è la sua casa e può già prepararlo. Basta che non mi inculino le robe, non c'è. Eccoti, venga. Allora, un attimo solo che ho avuto un po' di cose da fare, ho fatto il lavoro. Intanto andiamo a parlare con i fabbri. E direi di comprare a questo punto pane e un po' di carne. I fabbri stanno prima comunque. Arrivano verso le 10. Io ti ho dato lo stipendio. Ah, ok, va bene, perfetto. Non so, è perché siamo sempre sullo stesso discorso. È perché stanno lavorando. Stanno lavorando. Sì, andiamo. Hai ragione. Da finito. Mi serve pizza adesso. È al mercatino. Era fuori al mercatino, eccolo. Ah, ok, mi butto, grazie. Prego. Pizza! Allora, signor Ben, venga con me. Anche lei, Gabri, se non ha... se vuole venire. Sta facendo un po'... Ah, signor ammiraglio, questo devi fare. Da ammiraglio, non tesoriere. Controllami cosa manca al vostro... Se vi manca cibo o armi. Fatemi sapere. Venite. Ok, devo vedere cosa manca. Sembra molto allegro, signor Felipe. Lei. Venga, signor Ben, venga. Che andiamo da macellaio a prendere rifornimento. Andiamo a Doggia, andiamo. Stiamo andando a fare a comprare cibo per la polizia. Siamo un po' a secco, diciamo. Allora. Fate voi. La carne di qualità, mi raccomando. No, ho sbagliato, Gesù Cristo. Vabbè, dai. Ormai ho preso. Ho comprato un po' di carne. Penso che Panzer oggi diventerà super ricco. Ma qua inizia a scarseggiare tutto. Vabbè, lei ha del lavoro da fare. Oggi comunque è una giornata molto tranquilla. Quindi tranquilli. Signor Ben, può venire con me? Ma la sua armatura d'oro, Ben. Sono morta due volte da... È Luca Storm. Adesso andiamo a rifornire. Ops, ho sbagliato edificio. Allora, signor Ben, a noi ci conviene. Assomiglia a me questo venditore. È parlato come me, signor Doge. Il resto è gente... Lei ha capito, no? Ok. Aspetta, dimmi che c'è qua un tavolo. No, andiamo. Venghi. Ah, no, c'è. Ok, meno male. Arrivederci. Il contadino è quello più intelligente del villaggio, comunque. E dovrebbe essere quello scemo. Allora, andiamo. Ciao. Abbiamo fatto anche rifornimento di cibo. Andiamo alla base. Sì, assolutamente. Ora le faccio vedere un po'. Di notte. Venghi. Allora, come va, signor Ben? Sto andando a casa, voglio dormire. Oddio, credo che questa giornata è molto tranquilla, insomma, no? Tesoro,
Sì, sì, oggi ci concentriamo un po'. Si spera che non arrivino i pirati e ci... No, no, non do, no, no, abbiamo fatto degli accordi e penso che... Abbiamo tregua, insomma, giusto? Abbiamo fatto una chiacchierata, se no non li disturbiamo, loro non disturbano noi. Diciamo, allora, intanto abbiamo fatto rifornimenti del cibo, ok? Il cibo è rifornito. Ciao. Poi abbiamo bisogno di armi. Di armi e armature, immagino, sì. Intanto andiamo. E un paio di scudi, se posso. Vabbè, uno abbassiamo, l'altro dai, ci faccio. Ah, non ti preoccupare, poi facciamo tutto. No. Ciao, signor Christian. Signor Christian, mi scusi. Quindi a mercatino possiamo fare gli acquisti, no? Tranquillamente. Ma non è ancora aperto il mercatino. Sì, sì, dico, alle 10 vendete tutta la roba, no? State preparando? Perché abbiamo... sì. Ok, perfetto, grazie mille. Cercate di mettere più cose possibile, che dobbiamo fare tanti acquisti, va bene? Va bene. Va bene, dai, allora noi intanto torniamo al comune. Fate un buon lavoro, mi raccomando. Oggi è una giornata molto tranquilla e pacifica. Fate attenzione, okay. Se ci sono problemi, la polizia lavora sempre. Beh, ultime parole cose. Infatti, è quello che mi preoccupa. Abbiamo fatto un po' di sistemazione per voi. Adesso vediamo cosa dice l'ammiraglio, ma mi pare che abbiano quasi tutto. Ero io, però. Andiamo, andiamo. Ah, ma sì, George, ma quei smeraldi dove stanno? Le ha lei? Sì, sì, le abbiamo messo nel comune come moneta di valore, poi vediamo come andrà. Ah, belli. Lanciali, insomma, è meglio così. Ok, vediamo chi ha pagato la tassa. Se casomai andiamo in fallimento. Ah, vero, ti devo pagare lo stipendio. Ah, giusto. Vabbè, i soldi dell'armatura, in pratica. Quanto le devo lo stipendio? Non mi ricordo. 90, escluso di tasse, 80. No, escluso di tasse, 80. Tieni qua, 60 intanto. Un attimo solo che scrive stipendi pagati. Sì, gentilissimo. Ok. Allora, 60, guarda, le do 70, ti devo dare 10 io perché devono pagare un po' di gente le tasse, quindi... Vabbè, va bene anche 70, dai, tranquillo. Va bene, signora, lei è sempre gentile. A parte sarà 70 lo stipendio però nuovo. Infatti, perché sta shit? No, abbiamo dovuto abbassare i stipendi, abbiamo un po' esagerato dare tutto. No, ma infatti stava un po' troppo alto questi stipendi. Cioè, sì, no, sì, ma anche le tasse... Anzi, ora andiamo a parlare proprio delle nuove leggi. Sì, ma ora parliamo delle nuove leggi. Cerchiamo il signor Gilberto. Ah, eccolo qui, guarda. Ah, no, no, non è. Sì, è lui. Signor Gilberto, cercavamo lei. Mi dica. Che? Allora, posare i soldi, Giorgio. Vai, vai. Togliere una cosa dallo shop. Venite con me tutti e due. Comunque, signor Gilberto, adesso andiamo a parlare delle nuove leggi. Andiamo a parlare del tuo ammiragliato, cioè la situazione dell'ammiraglio, e parliamo, vabbè, poi c'è altro da dire, ci arriviamo subito. Okay. Va bene. Intanto mi faccio aiutare la signorina qui. Allora, non so se vedi, è un arco che ovviamente ne avevo solo uno ed è finito. Come faccio a toglierlo? Oh, quello potenza 13? Sì, quello lì. Aspetta, fammi vedere, perché non lo so nemmeno io. Trade note, via shop inventory. No. No, mob, set shop name. No, non mi interessa questo. Selling shop, puoi vendere lo shop. Forse questo, no. No. Non lo so, sai. Non lo so nemmeno io, sono sincero. Ti informi con Salaz e poi mi fai vedere? Sì, sì, poi ti faccio. Ma teoricamente mi sembra che si cancellano da soli col tempo. Ma? È passato 2-3 sessioni. Nati, guarda il tuo Mino. Che è? Guarda, ha detto Mino. Ma perché è diventato piccolo? Devo modificare la grandezza. Venga, venga, signor ammiraglio. No, no, no. Allora, il signor si è controllato. Ma dica. Ho controllato nella cassa, ci servirebbero altre due navi, perché ho visto anche che c'è un nuovo marinaio.
Quindi servirebbero altre due navi. Vabbè, le navi possiamo farcele fare, ce le facciamo noi, tanto non c'è il falegname. Ok, quindi navi, un set completo di armatura e arco e frecce. Arco e frecce, frecce già le abbiamo un affare con una persona, ma vediamo un po'. Perché guarda il nostro tesoro, ho pagato però tutto quello che ci serviva. Mannaggia. Vabbè, ma ora arrivano le tasse, arriveranno le tasse pagate. Appena ci pagano le tasse gazebi siamo a posto. Perché ora ma è presto per... Ah, ma sono già le 10. Mi sa che è ora di fare il mercatino. Eh sì, sto scrivendo. Ok. Ma ho scritto una cosa. Ok, scritto giusto per la sicurezza. Calogero e Turi hanno pagato tutte le tasse poi per due. Sì, sì. Ok, anche la multa, sì. No? Ok. Hanno pagato 175. Ah, anche la signora Chewbacca ha pagato, no? Sì, ok. Chewbacca. Non ha pagato lei? Sì, sì, ha pagato. Ah, ok. Ciao ragazzi. Volevamo proporre la stessa idea dell'ultimo mercatino, è possibile? Vai, sì, fate quel con tesoriere, dai. Vieni qua un attimo, quante... Allora, volete prendere un gazebo grande? Allora, no. Secondo me... Hanno chiesto le navi. Doge? Ma sì, bello. Vieni con me, venga. Ma sono venuto una petti in bolluna. Mamma mia. Ah, ciò. Che fai? Ma rimane fuori, buchino. Ah, un attimo. Ah, ma comunque la sua casa giapponese è... A breve arriverà. Abbi pazienza. Spendo tutti i soldi per fare questa casa, eh. Lo so, ho speso un sacco di soldi, ancora non l'ho vista. Mi sembra di stare in Italia. Quanto è grande più o meno? Bella grandicella. Allora, due barche gliel'ho messa, il cibo sono a posto, loro. Ok, stavo allora gli servono solo armamenti. No, stiamo vedendo un po' di affari. Ma perché non ti apri anche tu un gazebo e vendi le tue cose? Fai un po' di soldi. Non ho un cazzo da vendere. Sì, che si vende? Venga. Vediamo cosa ha. Apriamo il nostro gazebo. Oggi non apro il mercatino. Come no? No, perché ho poco pesce e roba extra da vendere, ho solo le selle. Quindi non mi conviene spendere soldi per vendere solo le selle. Ah, vabbè, ci sta. Ho pescato poco perché ho perso una canna da pesca. Ho pescato di più con la spada perché si... Ma te ne date 4 di canna da pesca. Una cosa dopo. Cosa? C'hai dei libri incantati? Dei libri tipo? Sì, ma con cosa ci serve? Perché alcuni... Cioè, ho venduto già alcune cose al macello. Allora... Lo dico a voi direttamente. Allora, mi sto facendo costruire un'arma super potente. Che sconvinceremo i barbari sicuramente. Basta solo un colpo in pratica. Quindi mi servirebbe dei libri magici, insomma. Per fare quest'arma. Il fatto è che non tutte le qualità dei libri servono solo per le armi. Sono miste a volte. Come te lo spiego? Per la balestra, insomma, mi serve. Per la balestra? Non so. Mi pare che c'era un libro, venga. C'era un libro. I libri sono tutti in casa. Che ho visto un video su YouTube, no? Dove si aveva scritto l'arma più potente di Minecraft. E ho detto devo averla. Allora, c'è questo libro incantato che è ottimo per... C'è efficienza 4, fiamma. Mi devi dare la più potente che c'hai. Poi c'è anatema 4, indistruttibilità, potenza 4. Oppure c'è la potenza e perforazione 4. Questo è fortissimo, potenza e perforazione. Mi pare... Aspetta, ora chiedo un attimo un esperto. Dobbiamo chiedere un esperto. Non sono esperta, quindi... Ma comunque costa un libro. Lo so. Costa tipo 5-6 stacchi di rame. Dipende quale, però. Costa di altre cose... Ah, beh, allora fai 2 stack, dai. Potenza, 4 e perforazione. Aspetta, chiedo un attimo. No, allora vale. Farebbe per il popolo, sarebbe, no? Ma cosa? Allora, fammi avere...
questa ma che la voglio. Ah, no, ma meno di 3 non prendo niente. Vedo un po' se ce la faccio. Allora, questo libro, Fra, è buono per te. Potenza 4 e perforazione 4 per la balestra. Sì, è la balestra. Sì, sì. Sì, più o meno sì, 4 fa... è il massimo, giusto? No, cioè, 5 è il massimo, giusto, Nati? Questo non lo so, non ho mai trovato niente con 5. Il massimo che ho trovato finora è 4. E mi sa che il massimo sarà proprio 4, mi sa. E poi questo qua ti interessa, perforazione 4 o potenza 4? Poi vanno su, sia su... Potenza va sull'arco, perforazione invece va sulla balestra. Ce l'ha Nati quel libro. E il fatto è che se usi il libro per una cosa, poi l'altro svanisce da quel che ho capito. Eh sì, è normale, è normale. Svanisce in che senso? Non hai, per esempio sull'arco non va bene questo affilatezza 3. Affilatezza 3 va sulla spada. A te di questi tre poteri ti serve perforazione 4. Poi gli altri due vengono annullati, capito? Perché la perforazione è per la balestra. Potenza per l'arco e affilatezza per la spada. La balestra mi serve, insomma, però cioè, quando durerebbe poi? Devi aumentare e devi comprarti un altro libro. Sì, dovresti prendere, ad esempio, lei c'ha anatema e indistruttibilità 3. Devi prendere indistruttibilità 3. Anatema è sempre per la spada. Ah vabbè, allora è inutile in pratica. Io continuo a pescare, vediamo che trovo. Bene, bene. Sì, ok, ti dovresti comprare due libri, ti costerebbe una cifra. Perché devi prendere due libri, ti costano almeno 6-7 stack di rame. E chi è te? Guarda, bene. No, non è esagerato, è giusto. Costano. So che lei vende cose lunghe e le vanno bene. Cioè, mi può dare qualcosa di. Tu lì, ma tu perché non metti uno stand del gazebo del tuo legno, per favore? Che così magari se serve la vabbè, gente. Vabbè, comunque. Come... Lo dico agli 8, dai. Aspetta, vendi il tuo legno. No. Un attimo dopo. No? Non so come cazzo si fa. Vieni da me, lo vieni a prendere. Ma sei scemo, sei. Andiamo, Ben, vieni. Aspetta un attimo, io. Dojo, aspetta un attimo. Vai, vengo pure io, vengo pure io. Gli 8. Lì. Quello sta facendo i conti. No, porco. Ho sbagliato. Vabbè, dai, ci sono passato io. Oh, guarda quanto corre Kyle. Ma chi è? Va, Luigi. Vieni bene. Dove andiamo? A casa tua a vedere che hai. Scusi. Che bella casa, signor Ben. Tutta nera. Oh, sì. Ma Ben, quanti cazzo di soldi hai? Cioè, puoi letteralmente aprire 10.000 attività. Vabbè, lì spendo tutti i soldi. Ma un arco. Ma faccio la vita all'arma già ci sti soldi. Vabbè, però sei ricco, cioè, letteralmente devi comprare 10 volte la roba. Vabbè, messi un po', ma devo più spendere un saggio. Ok, bravo. Fa schifo stavolta si usa l'Elz. Andiamo, dai. Comunque non spendo niente da vendere, cioè non ho nulla da vendere. Ah no, ho visto, sei povero come la merda. Solo il rame e balza per spenderlo tutto prima o poi. Andiamo a vedere chi ha aperto i gazebi. Ma comunque, Doge, i soldi di Jump, Pietro. Possiamo anche prenderli comunque, perché quando vengono sequestrati dalla polizia e te lo... Sì, no, ma lui non è stato solo sequestro per ora. Direi può metterli... Allora... Sì, la sì, cassa sì. Dello stadio, insomma. Chi ha aperto il gazebo? Gazebo piccolo, pizza, caraggio del panzer e chi manca? 30 più mi pare Wolverine 20. Quindi sono 50, aspetti che controllo Wolverine. Ma il gazebo non hanno aperto. Ah, no, non ho niente, ok. Non hanno aperto i gazebi, signori. Sì, sì, mi hanno già pagato, devo segnarli. Ah, ok, quindi hanno fatto già loro, ok. Grazie mille. Dori, salve. Perché? Che cazzo è sta roba? N-
Nati, andiamo a fare shopping insieme. Vieni al mall allora. Abbiamo detto che c'è roba interessante da comprare. Mi porto 2 stack di rame per sicurezza. Minchia, che spendaccione che sono. Come nella vita reale. Ah. Bel nome. Mi ha fottuto il lavoro, Sora. Tra poco arrivo. Oh, man. Man, senta a me. Non avevo letto la chat, ragazzi. Scusatemi, ho letto solo la parte finale. Quindi non vi offendete se non vi ho cagato. Bene. Andiamo? Ci credi che ho trovato un arco e un libro ora? Sì, che culo. Aspetta, te li devo leggere. Dimmi, veloce che il mercatino è aperto. Un arco con fiamma e potenza 4. Sei seria? E un libro con protezione 3 e atterraggio morbido 4. Dammi questo arco. Dammi questo. Questo lo vendiamo subito. Ma questo, fammi vedere. Ma non lo puoi vendere a caso. Fiamma, questo è oppinato sto coso. Penso che lo compro proprio col comune. Lascialo qua dentro, Nati, questo qua. Questo è fortissimo, devo parlare con l'ammiraglia. Non hai capito? Atterraggio morbido 4, ok? Ma non ci interessa quello, è proprio quell'arco che è forte. Non so. Andiamo, dai. Aspetta, fammi portare la canna da pesca. Posa tutto, sì, mi raccomando. Non fa come sempre. Hai dei soldi che io sono senza niente? Sì, ho portato io. Ho solo un pesce, guarda. Andiamo, dai. Hai venduto così tanto. Guarda, tu non hai visto i soldi che ho? Ho 3 stack di rame solo io nel mio baule. Accelo, cazzo. Andiamo. Ciao, Tommaso, buonasera. Vendendo le robe fuori. Andiamo, andiamo. Il problema è riuscire a risolvere. Il problema è che poi è lui che magari si rompe le palle. Date i vostri prezzi. Salve, buonasera. Allora, salve, salve. La torta 15. Allora, la torta offre qui il sindaco per tutti. Dai, dammi una torta. Ecco qua. Quanto costa la torta? 30 di rame, 30 di rame. No, hai detto 15. Non fai il tumore. Il sindaco paga di più. Ma con me, scusami. Il sindaco paga perché di più. È il più ricco. Ah, magari! Quello più ricco è Carlo e Jumper. E poi sono un Doge, non mi chiamate mai più quello. Va bene, Doge. Raga, la metto qui la torta. Dai, mangiatela tutti, anche voi. Vai, offro io. Sindaco. Non ho fame, sì. Venga, venga. Vabbè, quando avete fame. Oh, no, no, non rompetela. Mannaggia puttana. Lascia anche la tua moto, l'hanno rotto. Che altro vendete, gli altri? Abbiamo, allora... Fammi vedere dal... Cucumeri, zuppe di funghi e barbabite. Questo vendi? Pane... Solo questo hai? Anche i cannocchiali. Una domanda. Dai, fammi vedere i vari prodotti che hai. Una questi domanda, due, i cannocchiali e... E la prislazzoli è tutto? Eh? Comunque, fra, ho trovato un arco... Nadia ha trovato un arco fiamma potenza 4. E è forte. No, volevo dirle che ho 2 frecce che se vuole le posso... No, no, grazie. Che macio, ragazzi, che macio, guardate. Mamma. Che spalle da minatore che ha qui. Ah, guarda qua. Ha un fisico scoppito. Oh, allora, questo arco potenza 4 e fiamma, com'è? Vada, vada, prego, prego. Io ho delle scatole, a voi servirebbero. È forte, sì o no? Cosa, ripeti? È un server privato RP. No, a parte... No, arco no. Potenza 4 e fiamma 3. Ok, niente. No! Ripeti l'ultima cosa. Arco potenza 4 fiamma frecce. Portello.
Quando allora, può ripetere per voi. Arca potenza 4, fiamma. È fatto. C'è qualche... Non sento un cazzo. Ma siamo solo noi. Ah, perché lo sposta. Venite di qua, di qua. No, raga, venite qua. Venite qua. Che sta succedendo? Perché vi sposta. Ha detto potenza 4 e fiamma? Potenza 4 e fiamma. 3. No, no, fiamma. Ah, no, fiamma, fiamma, potenza 4. Che cosa vuol dire? Arco, è forte, sì o no? Mannaggia puttana. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Meglio potenza 6. Grazie, a parte 4, massimo. Ok, fammi vedere. Vuole le frecce lei o no? Il comune gli serve, il comune. E comprala adesso che costano meno, no? Un attimo, posso fare shopping da persona normale? Voglio vivere il villaggio per una volta, non da Doge. Aspetto, aspetto cosa voglio fare. Abbiamo tutti i soldi, Doge! Lì sono a posto con il cibo per un bel po'. Aspetta, mi muto, se no non mi senti. E quindi, se no non capisco un cazzo. E quindi non posso giocare, vero? Potresti giocare, ma devi fare la whitelist. Per fare la whitelist, se riesci a entrare sul mio Discord... mi scrivi un attimo un messaggio privato e poi ne parliamo, perché facciamo solo whitelist noi attualmente. Non ho capito. Ti allontanate? Ti servono due frecce. Le frecce... No, ne ho due. No, no. Calogero, no, dopo vuole pattugliare un po' i mari con me. Ok, ok. Signor Cristo. Doge. Onega. Sì. Le servono due frecce? Impixellate. Sì. Oh, yeah. Grazie, ok, allora gliele regalo. Grazie mille. Grazie mille. Adesso passo a prendere le patate. Ha detto 16 a stack, giusto? Ah, okay. Una cosa, dov'è Wolverine? La pancia, fammi due mani. Ah, ecco. Cosa vendete? Solo queste tre? Sì. Ma due contate, Carlo? Quanto le spade? A me ne vendi, dai. 16. Una spada 16? 20? Sì. 20 pezzi, 20 pezzi di no, sana. Sei tutto 16. Come tutto 16? 10. Quanto costa? 10. Doge, io la vendo loro. Ah, pagano... no, 12, scusi. Ah, pagano, c'è un 4, problema. 4. Aspetta, la vendono a 12. Cioè, una spada loro gli costa 4. Sì. E la fanno vendere domani. Minchia, vedete il 60% del prezzo del... E prima la signoria hanno venduto un'ascia a 16, credo, erano pure truffati. Ma addirittura? Ma 12 è tantissimo. Ma sono dei truffatori, capo, lei... Si vede, sono degli arabi, sono proprio truffatori. Non siamo truffatori, non siamo truffatori. No, sicuro? Si fidi di noi. Vabbè, ma lei, diciamo che... Mi ricordo che l'ultima volta la spada l'ho pagata a 8, com'è salita a 12? Cosa l'ha fatto salire di valore? Allora la prossima volta alzo io il fuoco, così costa veramente 12. Se, no, sì. Con di ferro. Maghi su un chain, che li vuoi. E parla con Christian. Ho sta 40 di ferro. Di ferro. È stato muti, io tocca. Due sacche di sbadate, grazie. Ci l'ho dato a Panzer, è finito la Panzer. Un di ferro, quando mi verrebbe... Due sacche di sbadate. Quando... Ah? Ok, uno mi è arrivato. Vuole patate? Sì. Sì. Quanto costano le patate? L'altro? Oh, guarda, guarda Felipe! Guarda Felipe dietro! No, Felipe. L'altro, mi scusi. Ciao, arriva tutto a posto. Belle ste case. Oh, piove. Oddio, mi sto bagnando. No, i fulmini, capo. No, ti prego. Bagnato, mercatino fortunato. Comunque, dove sono le patate? Allora, sono terminate, le sto andando a recuperare. Uno stack 16. Ma il pollo invece? Il pollo uno al pezzo semplice. Cosa? Ma se n'è andato? Però c'è sempre ma questo qua grazie dietro mille. Se ne vuole andare. Ma mi lasci stare. Nadila, vuoi la spada di ferro? Piove, capo, io devo proteggere. Vuoi una spada di ferro? A lei comunque. Dai, te la compro 12, però almeno al comune fate dei prezzi normali, perché io non posso stare senza euro al comune. Ah, cosa? Perché c'ho le doge, caccia. Al comune dovete fare dei prezzi un po' più convenienti. Ecco 12, dammi una spada. Spada. Ricordatevi che dovete fare al comune dovete fare 5 armature, preparate la roba, mi raccomando dopo. Perché non ho preso. Ok.
Le patate ci sono? Fulmini, capo, i fulmini. Fulmini, 46 patate. Facciamo la lotta, dai, Gio Felipe. Non ci sono uno stack di patate? Non lo so, arriva, ok, le va a prendere. Ah, ok. Vabbè, se mi il pollo intanto legge. Fa una cosa, dammi 20 pezzi di pollo. Ok, le vado a recuperare, le arrivo subito. Manga! Che cazzo, ne hanno... pari, sì, c'è nati un regalo. Manga! Guarda che ti ho preso. Grazie. Per pescare. Tieni. La spada se vuoi. Ora vengo da te con veste da comune, aspetta che finisce il mio shop. Vabbè, ma non so a chi serve. Per fare libri. Ma non servono, non servono solo a chi fa i libri. Ah, sì, ma ora li facciamo un sacco i libri, Nate. Quindi... Io già ho sono già pronti. Sì, ma il problema è un altro. Ma può venire lei a fare le compere, perché non c'ho tempo. Le patate? Palle. Grazie per il regalo, Palle. Quanto è la bolla? 20 pezzi, vai. Grazie, grazie. Ok, perfetto. Dai, ho preso patate e pollo, le cose preferite tue. Buona, buona. Ok, da veste Nati, tieni soldi. Nati, se vuoi comprare altro, ti do. Tieni e porta anche soldi a casa, che ora devo fare spendere soldi del comune. Se ci sono. Sempre se ci sono i soldi del comune. Allora. Ah, ci sono, dai. Dignità è importante. No, è un bel prezzo. Fare 4 pezzi di pietra. Oh, le... Dove sono le frecce? Qua trovo io, venga, venga. Allora. Mi dica i prezzi. Quante frecce servono? Fammi il prezzo a stack. Allora, lei quanto mi devo? C'è anche così. Come cosa senza zio? Quanto mi offre per uno stack di frecce? 20. Allora 20 è un po' poco. Allora che cazzo me lo chiede a fare? 30, dai. Quanti stack hai? 5. Te ne compro 3 stack. E ti do 60. Mamma mia, che uomo. Che uomo. Ma non interrompa qua le trattative, che già non capisco un cazzo, ripeta. 60, 3 stack. Anzi, facciamo 64, dai. Starebbe 90, 3 stack, mi scusi. Io non sono un matematico. Mi fa un'offerta lei, mi dà 3 stack per 60, uno stack di rame. Vabbè, 70, dai. Facciamo 70, ti do intanto 64. Ora ti vado a prendere gli altri 6 e prepararmi le frecce. Ce l'ho qua le frecce, se ne muova tu. Non la sento che sta dicendo qualcosa. Mi deve dare tu le frecce. E dammi prima il pagamento. Allora, che cazzo mi fai tornare indietro se ce l'ho pronta? Bene, sindaco? Signor sindaco? Vedi. Sto comprando le frecce, no? Cosa mi deve dire? No, lei mi deve dire qualcosa. Io che non mi ricordo, dove dire qualcosa. Che è successo l'altra volta che non c'era? Ah, quando lei non c'era? Dice l'invasione dei pirati. E l'invasione barbarica che abbiamo subito. Sì. E che al comune è costato tipo 10 miliardi di euro per le armature e tutte le attrezzature. Porco. Andiamo, e... Invece i pirati hanno combinato qualcosa. E ora andiamo a parlare con gli altri. Oh, dov'è? Eccolo. Che è successo? Niente. Niente qua. Guardi che addominali. Ma guardi che addominali. Sì, ma mi dai soldi. Oh, dai da qua, come ti permetti? È mio ufficio. Ma che è tuo ufficio? Dammi le frecce, dai. Ma poi questo è l'ufficio del sindaco, non del dottore. Mamma mia, che scomodo. Tieni i soldi. Tieni i soldi.
Ok. Dammi tre stack. Uno. Prenda, signor ammiraglio. Ok. Ora le frecce per tuo sesso. Le frecce potete chiedere a me in qualsiasi momento. Va bene, perfetto. Solo una cosa, signor minatore. Quando è che ci dà il 40%? Quando vado a scavare. Oggi pensavo di andare a scavare. Infatti va a scavare, Gesù Cristo Santo. Ok, su chi? Ok, intanto godiamoci l'ultima parte del mercatino, che penso che tra poco chiuderanno i battenti. Io lascio giù le frecce. Vado, vado. Salve! Salve. Perché io parlo, posso parlare? Solo che però non penso, tengo un udito, capito? Ah, aspetta. Ti funziona l'orecchio? Oh, Felipe! È marinato, Felipe! Solo una domanda, signor Christian. Sì. Quindi, voi già avete fatto un po' di scudi, armature, già ce l'avete pronta? Sì, cioè abbiamo tipo due armature pronte, un po', sì. Solo? Dovete un po' forzare. Ne dobbiamo fare anche altre adesso. Sì, cercate di forzare un po', perché dobbiamo preparare l'esercito per le varie battaglie che ci aspetteranno in futuro. Dobbiamo essere un po' pronti, quindi preparate. Oddio, carica rapida! L'ho trovato! Va bene, ciao. Vabbè, signorina, come va il mercatino? Buongiorno. Bene, ho già preso un po' di roba, ma in realtà io stavo lavorando. Ah, ok, sta lavorando. Vabbè, oggi è un volevo po'... Volevo far vedere un po' quanta era la grandezza che avevo pensato... Ah, sì, va bene, andiamo, dai. Tanto io ho fatto già un po' di shopping. Ah, io mi sono comprata giusto un po' di cibo e un'accetta. Ci sta. L'accetta quanto l'hanno fatta pagare? 15. Che ladri. I fabbri arabi sono così. Dei ladretti. Vabbè, piuttosto che 20 di solito, va bene. Ah, beh, oh. Bello, è da là grande. A qua. Bello grande. E qua... Aspetta, mi aveva detto che qualcuno ci doveva stare qua nella... Sì, l'ammiraglio, che è qui contro la... l'ammiraglio, gli volevo fare una bella caserma qua in mezzo, tra questi due... Tra qua e qua. Ah, perfetto, bellissimo, perfetto. Questa è la larghezza. Sì, è un bello studio. I due studio. Pali sono la larghezza. È un bello studio, bello grande. Poi qua invece c'è la parte del ponte. Perfetto, perfetto. Bello, bello, bello. Già si vede che ci sono le fondamenta fatte bene. Sono dure, vediamo. Ah, se ha voglia, questa è roba dura. I pirati non butteranno niente a terra. Ci metteranno una vita a rompere le nostre strutture. Volevo fare anche un po' di decorazioni, poi magari in legno di ciliegio, non so, vediamo. Ah, sì, sì, attenta che però il ciliegio costicchia un po', eh. Vabbè. Allora vedremo. Va bene, va bene. Intanto, niente, vado a godermi l'ultima parte del mercatino, la lascio lavorare, non la disturbo più di tanto. Va bene, buon lavoro. Grazie. Cosa ci hanno preso tutto? Hanno rubato? È scomparsa la roba dagli item frame, non c'è più niente. Da? Dagli item frame. Ma come? Che cazzo è stato? Vieni qua. Fammi vedere. Raga, questo è failure più totalmente, lo sapete, no? Io non ho fatto neanche quando ce n'ho stato manco un mini. No, non lì, qua. Dove? Qua. Scomparso tutto. Allora, io all'inizio qualcuno aveva tolto la spada e l'ho rimessa. Ho solo delle spade. Ah, non la roba totalmente. Fammi la spada, uovo per. È che hanno rubato, quindi uno, il set da tre. Sì. Allora. Manca una pala, manca le spade. Ma dove sono le spade? Sono rubato le spade, una pala, mesh. Ma non lo so, tutto. L'armatura è... Piccone in diamante, l'armatura c'è. Ma perché c'è... Ma... Facciamo così, dai. Perché non posso scoprirlo chi è stato. Ve le droppo io così. Che era una spada, un'ascia e una pala. Una spada, un'ascia e un piccone. Ah, era un piccone, avevi ragione. Tenete. È pure una spada di diamante, sindaco. No, quello non è vero. Però, aspetta, hai picconi? No, ma togliete, raga. Ma togliete. Perché tanto per ora è finito il mercatino, penso. Mancano le spade. Quelle le spade.
tu hai le tre spade? No, io non c'ho niente. Daniel, spiega un attimo come. Hai tu le tre spade, sì o no? C'è... Non ce l'ho io! C'è anche questa roba vostra. Simon! Tieni. Ma non è nostra, ma che cavolo? Prendetelo. Guarda, quello tutto c'è la este. Cioè, svuotatele queste casse quando è finito. Sì? Ok. Vabbè, Cree, avrei bisogno di te. Sì. Dai, vabbè, vieni un attimo. Andiamo nel consiglio, aspetta, andiamo a prendere Carlo, andiamo a fare le nuove leggi, eccetera. Che ancora non abbiamo fatto la seduta. Ciao, signor Ben. A posto di perdere tempo, vuoi venire al comune? Dobbiamo lavorare. Aspetta. Andiamo. Ma dove sono i fabbri? Uno giù? Giusta. Non so, beh, penso che Daniel sia... Simon sicuramente sta sentendo la live. Simon, ricorda di sfornare più armature possibili, più armi possibili e più scudi possibili. Grazie mille. Andiamo intanto. Andiamo a lavorare. Signor sindaco, dopo faccio Doge. Per mare? Eh? Dopo faccio un pattugliamento per mare? Sì, dopo Doge. Fate un piccolo pattugliamento, state attenti, magari per vedere un po' la situazione com'è. Intanto andiamo. Allora, signori, partiamo la prima sessione del comune. Se vi accomodatevi, per favore, gentili. È posto, molto comodo questa sedia invisibile. Ma ce ne sono 5, ce ne sono di sedie. Vabbè, metto al centro che è meglio perché così mi sentite bene. Allora. È molto comodo. Allora, parliamo delle proposte della riforma e modificare le tassazioni. Oggi possiamo passare, ci sono 5 proposte attive e dobbiamo farsarne 2. Io direi, dobbiamo dare priorità a... questa, ah no, aspetta, sono 4, questa è sbagliata. Ah, cominciamo buono. Perché ne avevamo fatte 2, allora. La prima è gli stipendi pubblici. Della Francia qua. La prima è sui stipendi pubblici, penso che siamo un po' tutti quanti a favore di questa cosa, che gli stipendi pubblici infatti devono essere assolutamente abbassati perché non anche riusciamo se a tenere. Anche se lo so, ma comunque voi guadagnate tanti soldi e ne spendete pochi. Quindi verranno ripristinate, spero, in tempi migliori. Sicuramente verranno ripristinati, ma assolutamente dobbiamo... Infatti sono d'accordo anche io sta cosa, che comunque noi abbiamo tanti soldi alla fine, comunque non spendiamo un cazzo, quindi... Sì, assolutamente. Va bene così. Poi un'altra legge, un'altra legge da portare avanti è la legge della tassazione, una nuova legge che prevede a chi vive già in una casa già acquisita da un'altra persona deve pagare comunque una tassa cittadina. Ma se aumentiamo anche di 5 la tassazione sulle attività e sui terreni? Non conviene. Perché non è quello che non ci porta i soldi, sono proprio le case che non portano i soldi. Perché a livello di tassazione le attività le portano i soldi, cioè non è che non portano. Il problema è che abbiamo tanti acquisti fatti, soprattutto per spese pubbliche, quello è il nostro spesa alta. Cibo, armature, tutto questo, capisci? Va bene. Poi ho sempre comprato tutto io alla fine, vabbè, ma dettagli. Ma per facciamolo forza. Passare, allora. Ho sempre comprato tutto io. Allora, passiamo alla 19ª legge del nostro regno, che è... Tassazione cittadina. In questo caso, cittadina. Se una persona vive in una proprietà, una proprietà di un altro cittadino, pagherà di conseguenza una piccola tassa di 5. Tassa 5 monete di rame. Semplicissimo, più semplice di così non si può scrivere.
praticamente quattro persone hanno fatto una casa insieme, a posto di costargli 10, gli costa 25. Questo è il discorso. Sì, sì. Poi, per quanto riguarda, anche se vogliamo modificare le tasse, dovremmo comunque modificarle la prossima sessione, che emaniamo due leggi a sessione attualmente. Ah, ok, ok. Quindi questa possiamo anche magari per il momento fare la proposta e decidiamo a momenti. Possiamo aumentare di 5 tutto a sto punto. Io aumenterei di 5 tutto tranne la casa a sto punto. Quindi la casa 10 dice 5 per ogni terreno e attività. No, 25. No, 15 per terreno di coltivare animale e 25 per... Sì, 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 sì. Poi un'altra legge che abbiamo messo, per quanto riguarda le terreno più fabbrica, costa 40 di rame. Sì, sì. Ma quella... quello per il momento lo terrei così. Sì, perché è, per forza, perché ancora non sappiamo. Non lo ha nessuno. Non esistono ancora fabbriche attualmente. Vabbè, comunque abbiamo fatto... Vabbè, diciamo... ci saranno in un futuro, no? Quindi... Sì. E per quanto riguarda invece i pirati, come si sono comportati? Allora, sì, parliamo... oggi allora... sono proprio visti, insomma. Parliamo un attimo dei vari... Sessione, parliamo per categoria, parliamo per categoria. Intanto parliamo degli investimenti pubblici. Prima di tutto c'è il porto e l'avamposto dei pirati che stiamo lavorando tanto. Ok. Abbiamo messo cariche pubbliche, influenza, cariche, eccetera, che è una cosa nuova, però finché non passano le altre due riforme, proposta di riforma del governo, non si attiva quel gioco sotto lì. Ok, okay. Per ora abbiamo... La bacca se n'è andata, giusto? Che? La bacca se n'è andata? Che è la barca? Ma che sta dicendo? La bacca, vaglione! Si chiama Ciubecca comunque, e no, sta lavorando a porto e all'avamposto dei pirati. Ah, okay, allora, sì, come investimenti pubblici, appunto, dicevo, stiamo costruendo. Poco. Beh, sta facendo un bel lavoro, insomma, sta facendo. Dai, sì, dai. Se la smette di interrompere, io la licenzio. Sta facendo tutto da solo. Allora, venga a parlare sempre lei, Vuole essere licenziata adesso? Andiamo a vedere Paolo. Allora, dicevamo, su investimenti pubblici ci saranno fatti sul porto e l'avamposto pirati, che uno sarà penso finito in questa giornata, in questo periodo, questi giorni praticamente, e l'altro dovrebbe essere finito per la penso prossima sessione. Intanto poi avremo tutte costruzioni sugli investimenti pubblici appunto per il nuovo villaggio, semplicissimo, e poi parleremo appunto dei tassamenti e delle riforme governo. Del resto, per la polizia, per oggi siete un po' tranquilli, non dovrebbe esserci problemi, perché a parte ci sei solo tu. Vero. Quindi, da solo. Quindi oggi è una giornata molto... Non ce ne manco Sora, nessuno proprio... Sora non aveva avvisato che non c'era. Il capo della polizia e poi non c'è la polizia. Vabbè, lascia stare. Per l'ammiraglio... Il capo di me stesso, direbbe un famoso. Per l'ammiraglio, invece... Ma che sta facendo lei? Passa. Ma tutto bene? Ma ne sembra di che può entrare in un luogo pubblico così? Infatti ha chiesto il permesso. No, tu sei entrata e basta. Esca. Entri. Vabbè. Vabbè, fai l'idea, fatta adesso. Okay. Grazie mille. Ora parliamo dell'ammiraglio. L'ammiraglio oggi, se può, parla un po' con il signor Panzer per fare qualche piccola esplorazione. Ma fate attenzione, ok? Questo dovrebbe essere tutto per voi. Intanto noi... Ma quindi la settimana scorsa non è, la volta scorsa non è successo niente in mia assenza. In sua assenza cose. Sì, hanno umiliato il nostro capo poliziotto privandolo di tutta l'armatura. Le nostre forze armate sono letteralmente... Mi scusi? Umiliato? No, mi scusi? Umiliato no. Sì. Ho messo a tepentaglio. Gli hanno tolto l'armatura d'oro e l'hanno messa nel loro covo davanti a noi come loro premio. L'hanno tolta, scusate. Perché gliel'hanno tolta? Gli hanno chiesto perché, essendo che è stato arrogante il signor Ben, gli hanno tolto l'armatura per punizione. Se no assassinavano Jumper. Ecco. Il signor Pietro l'ha assassinato. L'ha fatto per Pietro, insomma, Jumper. L'ha fatto. È stato catturato. Ma lei mi nasconde queste informazioni importantissime. Infatti il signor Doge sta dormendo, mi sa. Non sto dormendo, abbiamo avuto... Le cose importanti non le dice, insomma. È stato rapito, sono arrivati qua nel villaggio, hanno preso una persona in sequestro. È stato rapito solo un cittadino. Sì, ma tra l'invasione dei barbari, l'invasione dei pirati, eccetera, vuoi che mi ricordi? Mi scusi, non l'abbiamo recuperato? Per il momento è libero. È libero, solo che è un po' scosso e vuole rimanere lì. Cioè, chissà cosa gli hanno fatto, l'avranno frustato, non so, gli hanno dato da mangiare qualcosa. Mi scusi? Dobbiamo andare subito a parlare con i pirati. Già ho parlato, abbiamo già parlato.
Per ora sono decisioni del signor Pietro queste. Voglio parlare è andato. No, col cavolo, voglio parlare con Jumper, signor Rosito. Non c'è, no. Non è online. Voglio no, vorrei nel caso. Venerdì? No, voglio. Perché noi già abbiamo parlato, poi se lei vuole parlare di altri... Ma noi già abbiamo parlato, già abbiamo degli accordi. Poi il signor Pietro ritornerà al villaggio, non è un pirata, semplicemente... Io non ci spero più che torna comunque. No, io vorrei parlare col signor Pietro. Poi ne parliamo. È scosso comunque per me, secondo me. Perché... Mi dica. Comunque, signor Carlo, perché ho trovato subito devo parlare con Calogero, Turi e... Ho un libro da dargli. Ma lascia stare, Nadia, ormai... Fa qualcosa, perché non è possibile. Tengo questa qua, normalmente. Non fa niente. No. Vabbè, niente, mi ero confusa perché ho trovato un arco con... potenza di invisibilità. Allora no, non serve. L'arco, no. No, infatti mi sono confusa. Ho aspettato qui mezz'ora per niente. Vado a parlare con il... con un'altra persona. Sì, no, ma ripeto, quel libro che ti serve te lo metto da parte per te. Quando poi vuoi prenderlo o ne trovo uno migliore te lo dico. Va bene. Come si esce da qui? Dov'è il signor Wolverine, Christian? No, io veramente non so che dire. Ma dov'è il signor Christian? Noi, praticamente, lo voglio sapere. Allora, voglio un attimo spiegarle... Vabbè, sta bene, Salve. Io praticamente... Posso dire una cosa? Allora, vai. Io prima sono andato dal signor Felice, che era in periferia, e ho chiesto se prima andare in miniera a prendere del ferro. Però lui non è che mi ha detto tipo, va bene, vado, ha detto sì, poi ci vado. Proprio non c'è andato prima, noi non possiamo lavorare, sotto di ferro. Non ci andato più perché c'era anche il mercatino, comunque. Bebiale c'era l'ultima sessione. Ma non lo fare di una volta. Vabbè, comunque, tenga il libro intanto, questo è suo. Yotto. Yotto, la balestra, me la dovevi fare anche con il... Vabbè, no. Ciao. Andiamo, sindaco, dai. Andai a prenderti la balestra. No, ce l'ho la balestra, ma me la dovevo fare in modo diverso, ma vabbè, dettagli. Come in modo diverso? Non può farlo in modo diverso. La devo fare con il esplosivo, insomma, vabbè. Ciao Christian, ma quindi il minatore non ha minerali? No. Cioè... Lavora poco questo minatore. Infatti. Più che altro mancano gli altri dominatori. Vabbè, comunque... Penso... Ma è andato a scavare adesso, no? Ma che combinava? È andato a scavare? Da quanto ne sappia io, non lo so. Credo di sì. Allora... Ma chi? Felipe? Sì. Sì. Boh, non lo so. Comunque ragazzi, Turi, ve lo dico anche a voi perché giustamente non lo sapevate. Adesso abbiamo cambiato la questione dei player online o meno. Ci sono persone che hanno già 2 punti, tra cui Giovi. Ok, se arriva a 3 punti, nella prossima tomanca potrebbe essere escluso dal server perché noi abbiamo bisogno di persone che giocano. Non possiamo avere persone che non giocano. Boh, ma piuttosto per il fatto che comunque io penso che Giovi abbia... Cioè, sta molto in famiglia, penso. Boh, non so, lo sa Alessio. Vabbè, io avviso perché... Dai, ma posso avvisare. È che se manca... Cioè, se uno fa un ruolo, uno dà per scontato che c'è quella persona. Se non c'è, rimaniamo tutti indietro. Lo so. Tutto qui, questo era il discorso. Vabbè, comunque avete visto come sta venendo il porto militare? Sì, è bellissimo. Sì. La signorina si sta impegnando, quindi per questo dico dovete impegnarvi, ragazzi. Che comunque non deve essere un impegno forzato. Però per esempio voi siete mancati. Se Calogero deve andare a comprare il pane, lo compro, capito? Cioè. Vabbè, sì. Per questo dico per questo. Ma per questo Giovi deve farti l'azienda. Perché tu, almeno se non ci sei, hai il lomino. Vabbè. Devo dare le sue cose. Comunque vado a parlare con il signor Felipe. Se mi fate strada. Sì. Perché devono aumentare la produzione di minerali qua, deve andare avanti il villaggio. Andiamo. No, ecco, Panzer, aspetta, vieni
ho tutta la tua roba, ero venuto a cercarti per favore, ti ho fatto annegare. Oh, Dani, la fan... È sconvolto la signora. Allora... Senta, signor sindaco. Mi dica. Ho intenzione ovviamente di pattugliare la tirata. Voglio vedere se fanno movimenti strani. Vabbè, lei sta attento che se la prendono, io ho degli accordi. Se lei mi fa saltare degli accordi con i pirati, io per sbaglio. Le chiudo lei in cella, eh? No, che non ho intenzione di attaccarli, ma voglio tenerli d'occhio. Vabbè, fa attenzione e non faccia cose pericolose. Io sì, io mi voglio scannare con i pirati. Miraglio. Ma non siamo in forza per farlo. Attualmente... Mi spieghi una cosa, signor sindaco. Ma perché noi, marinai, non abbiamo la possibilità di attaccare con spade, solamente con l'arco? Perché voi siete forze marittime, dovete immaginarvi così. Voi combattete in mare, non in terra. Ah, ok. Ma comunque okay. A voi per ora va tutto marinai, perché pensavo che comunque sarebbe stato... Non vi piaceva, che ne so. No. Boh, fra, a me piace. Ah, cioè, okay. Mi metti che posso combattere con... Pure per terra mi piace di più, però anche con l'arco mi va bene. Vabbè, no, perché più che altro abbiamo dovuto togliere qualche persona dal servizio pubblico, perché non abbiamo soldi per pagare. Ah, vabbè, sì. Ah. Se siamo... Purtroppo... Pure lei in bancarotta. Non è che è questione di bancarotta, se la gente non si connette e non faceva l'economia. No, comunque era. Capisci, no? Il problema. A chiedere. Ci sono più persone in luogo pubblico che persone normali. Che cazzo è successo? No, non lo so, lo dirà lui, non ne ho già. Boh, comunque. Ah, signor Felipe, dove cazzo va? Andiamo. Non penso sia a casa. Allora è andato in miniera. Può essere. Allora, vado nella casa del signor Felipe. Mi dico quanto ferro ha. Vediamo. Dov'è il signor Wolverine? Sono qui. Zero. Quanto ferro ha? Ah. Vabbè. Quindi è andato a scavare. Ma il problema, ripeto, Baby Ale manca. Crevit, vabbè, ma Crevit è in vacanza. Allora. Ma Baby Ale che fine ha fatto? Boh. Entra, è entrata l'ultima volta. Ha detto c'è certo. Si è fatto la ragazza. Porco dio. È qua la sua ragazza, guardi. Dove? Dietro di lei, qua. Là, davanti a lei. Vabbè, comunque niente. Io ho avvisato, Se qualcuno si trova escluso senza motivo. Anzi, scusa senza motivo, perché vuol dire che lui non si è fatto sentire. Andiamo intanto, signor Wolverine. Purtroppo, quello è la situazione. È morto. Niente, purtroppo la produzione è scesa un po' in generale, lo so. Abbiamo bisogno di tanti minerali, ma vediamo. Quindi i minatori non ce ne sono tanti adesso, quindi... Sì, c'è solo uno e l'altro non so se ci sarà venerdì, ma penso di sì. Che venerdì scorso c'era, ha fatto la libreria. Ho per lei, forse. Okay. Niente, signor poi vediamo un po'. Perché poi abbiamo cercato anche di fare armature. Però qua il ferro sta un po' scarseggiando anche un po'. Vabbè, ma immagino. Purtroppo la situazione è quella che è. Poi, detto questo, niente, signor Christian. Per il momento magari compreremo tutto venerdì i vostri prodotti. Intanto forgiate quello che potete. Così almeno avete più tempo per forgiare, in caso. Quello che sta in miniera in va bene, grazie. Arrivederci. Adesso è sera e non conviene andare. Però se ci facciamo scortare da qualcuno magari possiamo andare. Abbiamo più soldi. Io ho una spada. Allora, vediamo chi non ha pagato le tasse. Ok, allora... Pagate. Seguiamo la strada e in fondo... Tutti li hanno pagate. Attraversiamo il ponte e poi sempre... Abbiamo più soldi per acquistare niente. Vabbè, abbiamo fatto tutti gli acquisti in realtà. La mia armatura? Ma dice quella che ha fatto l'altro giorno?
ne ha fatto un altro. Allora. Non voglio sapere, signor Curie. Ehi, salve. Venerdì ne ha fatto un altro. Signor sindaco, quindi non mi dà il permesso di andare a trattare con i pirati? Ma cosa vuole trattare che abbiamo già trattato? Vorrei parlare con Jumper. Ma non capisco cosa c'entrano i pirati con Jumper. Oh, il mio cartello. Voglio parlare con Jumper per farlo tornare. Ma Jumper, se vuole tornare, torna da solo, è stato chiaro lui stesso. Sì, ma signor sindaco, da come mi ha raccontato il signor Carlo, sicuramente avrà subito qualche lavaggio del cervello. Signor sindaco, ma l'ha visto sopra casa sua? Sì, signor Pietro avrà... No, c'era un piccolo... Creeper che sta bruciando adesso. Sicuramente... Oh, comunque sta di fatto che per oggi non possiamo comunicare con codesta persona. Bene. Venerdì. L'avrei fatto arrepiando, però vabbè. Io direi di fare una bella cosa. Arrivederci. Arrivederci. Dove sta andando? No, niente, è meglio andare via. Che oh, io bello. Mi faccio andiamo a parlare con qualcuno che ci scorta, perché io mi perdo. Buonasera. Buonasera. Come va? Bene. Avete visto comunque qua vicino avrete un porto militare, quindi sapete già dove fornire la merce. Sì. Ma comunque avevo sentito voci che voi volete fare affari nel prossimo villaggio. Sì. Volevo fare tipo un'officina anche lì. Ah, quindi vorreste aprire doppia attività. È possibile questa cosa, è possibile. Però intanto aspettate un attimo che noi costruiamo oggetti per i luoghi pubblici e poi potete vendere quello che volete. Va bene. Intanto dateci il tempo di sistemare un po' di cose. Poi sicuramente sarà tutto pronto. Penso per venerdì domenica potete anche già prendere terreno da comprare, eccetera. No, ok. Va bene? Sì. Dai, vediamo quando arriverà il signor Felipe. In caso contattatelo voi. Ok, va bene. Arrivederci. Aspetta che c'è un mostro fuori e sento strani rumori. Ciao, ma che cazzo era? Di tutti gli ammiragli qua, va bene, ci sta. Ciao signorina. Buongiorno. Dov'è? Ah, visto che lei si è fatta full armatura. Eh? Ho visto che lei ha un'armatura, ha pagato con i suoi soldini. Me l'ha regalata non so chi, me l'ha portato un fabbro, uno dei due fabbri. Va bene. Puoi scortare così. Ogni volta. Ma chi, cosa? Chi devo scortare? Becca. Ma da dove devo scattarlo? Deve andare dal minatore. Deve andare dal minatore. Mi stavo guardando di nuovo. Ah, ok. Va bene. Anche io, dai. Venite, vi accompagno. Faccio una passeggiata che ora devo un po' schiarirmi. È vecchia, quindi si deve mettere in forma di nuovo. Eh sì, ovviamente. Deve essere andiamo. Tranquille. Le ossa. Allora, per il minatore dobbiamo vedere se non è in miniera, perché ha una richiesta bella alta per... Ma cosa le serve? Un po' di cobblestone. Ah, ok. Ma quanto? Uno stack. Ma forse ce l'ho io, venga un attimo a casa mia. Tanto non me ne faccio nulla. E poi invece andrò dai fabbri perché mi sa che mi serve ancora un po' di quella pietra. Lavorata, immagino. Lavorata, esatto. Allora, ok, ecco qui. Sono 56, però dovrei forse averne altre. Guardate, comunque i soldi metterli tutti insieme. Che metti separati. Per vedere quanto guadagniamo. Ah, guarda quanti soldi abbiamo. Olè. Allora, le ho dato 56. Mi serve pietra liscia per caso? No.
Solo 56. Vabbè, un po' ne ho. Le ha anche lei? Sì, un pochino. Ah, no, bene, va bene. Dovrebbe bastarmi. Venga, signor Ben Poliziotto. Finito? Andiamo, andiamo, venga, venga con me. Siamo in una città solo comunque, eh. Tu quando? No, ci sono tutte. Come si fa? Vabbè, ma qui sono... Noi. Ah, ok. I capi. Più che altro dovrei comprare i libri per il comune, ma non ci abbiamo un euro. Se è vero comunque. Cosa? I libri è vero comunque, perché il signor Panzer c'ha una balestra molto forte. E io no. Cioè, nel senso che magari una balestra magica servirebbe anche a noi, tipo. Ma io ho detto libri, che c'entra? Secondo me. Non ha detto libri incantati? No, ho detto libri. Libri con la penna mi servono. Quanti ce ne ha? 5. Ne vende a 20. Minchia, 100 costa. Porca puttana, quante cazzo gli fanno pagare la roba? 100 di rame? Perché gli fanno pagare... La gente fa pagare troppo. Le materie prime. La slime, lo so. Le frecce. Vabbè, è proprio un ladro, Sora, ti giuro. Mi piace del mercatino oggi. È un ladro. Vabbè, guarda. Vabbè, dai, hai fatto bene sti prezzi, dai. Non ma è che sono altissimi. Ma che cazzo stai dicendo, porco Dio? Credimi, poi... Ma come da sparo a... Che cazzo sei, proprio? Non ho capito. Per fare le bombe. Per i cannoni. Buonanotte. I cannoni. Oh, stanno per i cannoni da Minecraft. Sì. A Minecraft. Bellissimo. Ma quella casa la staffa da una vita, ti giuro. Però non la finirà mai quella casa. Ma tu gliela regalata? Allora, prova la cena. Oh, no, ha detto che sei stato gentile. La casa è tua, no? Cosa? La casa è tua, no? Ciubecca. Allora, comunque, signor Poliziotto. Lei e io faremo una missione. Ma puoi chiamarmi il signor sindaco, buongiorno. Buongiorno. Bene, cosa ha fatto con i pirati? Perché mentre stavamo pattugliando ci sono anche cadute delle frecce addosso. Senza che noi facessimo nulla. Vabbè. Cioè, lesi. Se e questa è una sfida. Sì. Quindi vorrei capire quali sono i pirati che lei ha fatto. Una sfida. Ma sento che i pirati mi hanno dato una pisellata in faccia, com'è possibile? Una pisellata in faccia? Bene. Sì. Buonanotte, signori. Buonanotte. Ah, ecco, buonanotte. Ciao Bacca. Buonanotte. Quindi vorrei capire quali sono gli accordi che ha fatto, perché... Di spararci? Ci vuole morti, signor sindaco? È che il capo pirata magari non sa che voi... Noi stavamo, ma la vita si paga! Mari, dando un occhio con i binocoli, e questi di punto in bianco ci hanno sparato. Sì, ma mica siete andati vicino alla loro base. Se voi andate 5, no? Pattugliare significa pattugliare la costa, non andare dai pirati a rompere i coglioni. È normale che abbiamo... No, abbiamo rotto i coglioni, stavamo guardando da lontano. Sì, ma ne siete troppi, ragazzi. Siete andati... Vabbè, in come no, dice... Non ho capito, che dobbiamo come fare? Dice questa mano... La polizia sono troppi, adesso pure noi siamo troppi, che dobbiamo fare? No, non è dovete andare da pirati, magari il massimo due. Okay. Ma noi non siamo andati dai pirati. Stavamo pattugliando anche l'esterno, perché comunque ci sta che pattugliamo anche all'interno del mare. Stavamo per dirigerci verso la costa in cui dovevamo sorgere la nuova cittadina per controllarla. E questi di punto in bianco ci hanno sparato. Non so con cosa, perché era anche abbastanza lontano. Boh, andiamo comunque... noi, signor Doge. No, non andate proprio. Cioè, se vi hanno sparato, perché io vedo in base alla loro signor zona. Sindaco, hanno l'arco. Se vuole, le faccio vedere fiamme. Dove ci siamo spinti. La fiamma, detto. Venga. Gliel'ho dato io. Grazie a cazzo. Comunque, è bellissima questa mano. Grande, signor sindaco. Andiamo. Quale mano? La porto io. Quella di là venite. Un succi. Piglialo. Allora, prima di tutto, Marina, io vorrei chiedervi un favore. Ci siete tutti, no? Sì. Ok, ora noi partiremo tutti per un'esplorazione.
Venga con me, signor. Ah no, venite voi con me, non ignoriamo i pirati, per favore, facciamo i lavori fatti bene. Seguite. Io li voglio far vedere dove ci siamo spinti. Va bene, fammi vedere. Fammi vedere, ma andiamo fuori. La città chi cazzo la guarda? Ma che camera ci attaccano? Allora, fammi vedere. Tutti siete. Beh, questo non lo chiamate invasione, cioè siete letteralmente vicino. Ragazzi. Questo è vicino, ragazzi. Siete andati troppo, siete andati vicino. Troppo. Eh sì, ovvio che è vicino. Qua è vicino? Signor sindaco, si vedono le cose. Comunque questi sono stato fuori dalla Doge. Signor Doge, ma qui qualcuno non rispetta i patti. Lo so, infatti sto richiamando l'ammiraglio. Io sto qui dicendo qualcuno qui si avvicina troppo. E infatti, no, mi scusi, ma ci siamo fermati qua e questo per lei è troppo? Non è assolutamente vero. Ma come no? Io ce l'avevo in vista qui. La guardavo da qua con il binocolo. Signor marinaio, lei probabilmente ha problemi di direzione e di tridimensione, perché lei era letteralmente vicino alla nostra banchina. Ora, che cosa sta dicendo? Allora, lei è stato colpito da una freccia, giusto? Secondo lei... No, non ci ha colpito, abbiamo visto delle frecce partire. Noi abbiamo colpito qualcuno, messer... Che io sappia, nessuno è stato colpito. Nessuno è stato colpito. Nessuno? Noi vi abbiamo lanciato frecce, qualcuno è andato in acqua e siete scappati. Ora, no, nessuno è stato colpito, noi abbiamo visto frecce partire e ci siamo riusciti. Una freccia da lì potrebbe arrivare qui? Io non sono così forte. Noi ci siamo fermati qua. Io non sono così forte. Mi scotti a me, pirata. Signor Doge, io sto mantenendo i patti, non stiamo facendo invasioni, abbiamo liberato il vostro... Dov'è il nostro? Ma lei chi è prima di tutto che si sono rivolge a me? Sono il signor ammiraglio, salve. Ma ammiraglio dei miei coglioni, io parlo con il vostro capo, non con voi. Parlo con il Doge. Tu puoi anche andare a casa. No, io non andrò mai a casa, caro. Allora, signor Doge, se vuole continuare con i rapporti pacifici, la prego di... lasciare noi quattro, signori, il vostro capo delle guardie. Che io purtroppo... rimarrò qua, sono il capo della marina, perciò rimarrò qui. Ma non serve, non c'è nulla da combattere. Nulla. Ma infatti, un attimo, mi fate parlare un attimo, beh, gentilmente, non... cioè dico ai miei uomini. Allora, sinceramente... Che cazzo succede? Allora, sinceramente... Non sono stato io. Ho notato. Sinceramente, volevo dire che... Comunque, gli ho detto... Eravamo un attimo qui per spiegare a loro che non si devono avvicinare, appunto. Gli stavo spiegando, dando le direzioni di proposito, per dirgli... Quello, le zona off limits. Porco di... Qui siamo noi, eravamo in esplorazione che dobbiamo fare delle nostre esplorazioni private. Noi siamo venuti in anticipo a... Ma che cazzo stanno facendo? Ma i suoi marinai non stanno bene comunque. Me ne sono accorto. Gli serve un bel addestramento a questi marinai. Sì, disciplina. Lasciamo perdere, guarda. Scendi un attimo, signor Ben, per favore. Comunque, noi siamo venuti incontro a voi perché... Porco Dio! Non ci piace questi avvicinamenti. Noi abbiamo lanciato frecce d'avvertimento. Troppo vicini. Non ci piace. Avete tirato le frecce. Noi ci stavamo allontanando per andare a vedere dall'altra parte del mare. Lei ha continuato. Significa che eravate troppo vicini. Noi non abbiamo binocoli, messer ammiraglio, quindi se a noi ad occhio nudo vediamo voi, significa che siete troppo vicini. Dipende quanto vedete distante. Ma quindi tu mi stai dicendo... Dipende quanto vedete distante. Quindi mi stai dicendo che se io ho un forno come PC e non riesco a vedere da lontano, non mi posso avvicinare. Significa, ma che significa? È proprio per quello intendevo, non so cosa dipende quanto può vedere lontano. Non so cos'è un PC. Non so cos'è un PC. Boh, PC, sta di fatto, comunque dovete stare lontani perché abbiamo un accordo. Infatti, ascolti me, dipende da quanto riesce a vedere lontano.
Vabbè, qua stiamo parlando proprio di... Noi parliamo di pecore e voi parlate di cani. Vedo bene allora, stando qui, ad esempio. Silenzio un attimo! Signor Doge, secondo me sarebbe da evitare di interloquire con determinati soggetti. Non capisco perché alcuni uomini parlano quando non devono parlare. Quindi... Comunque... Signor Pirata, semplicemente le chiedo scusa da parte mia. L'ammiraglio non conosceva le distanze, perché comunque quando abbiamo fatto accordi lui era via per un progetto interessante per le navi. Ed era da avvertire il signor ammiraglio. Abbiamo avuto noi... un po' da fare. Ma chi è il capo non abbiamo dei pirati? Avuto tempo. Noi non abbiamo un capo, noi siamo una democrazia, siamo uomini liberi. Quindi, signor pirata, quindi mi faccia capire, ma se io voglio passare per andare dall'altra parte, devo fare 200 km di distanza per... Ma le posso dire una cosa? Ma saranno cazzi tuoi poi? Cioè... Perché dovrebbe interessarmi del giro che fai? A me l'importante... Le parole, sto esagerando. Voi mi sta dicendo che per poter andare dall'altra parte io devo fare un giro della acque, Madonna. Signor ammiraglio, anche se noi entriamo senza nessun... Lei nota bene che lei... Signor Casera... A mia scottinato... Io vorrei dire una cosa, signor ammiraglio, lei dovrebbe tecnicamente proteggere i vostri cittadini, ma come la posso chiamare? Il mio nome non è importante al momento. Un modo per chiamarlo? Jack Sparrow. Come vuole lei? Signor ammiraglio, il mio nome non è importante. A me non piace parlare con persone senza nome. Si chiama non è importante. Ok, signor non è importante. Persone... Ma chi è che parla? Gesù. Signore, a me non piace parlare con gente senza un minimo di nome. Può anche darsi un nome inventato. Il mio nome è segreto. Le uniche persone che conoscono il mio nome sono il demonio. Parlare sopra è troppo impossibile, ragazzi. Se lo inventi, questa ammiraglio. Vedi questa dimostrazione? Questa è la dimostrazione che non hanno capito un cazzo di RP. Vedo, innanzitutto, tralasciando i sottoposti che parlano quando non devono parlare. Sì. Infatti, grande mancanza di rispetto verso l'ammiraglio. Sto cercando di contenermi, ma possiamo aver sbagliato noi tranquillamente. Però comunque rivolgersi così all'ammiraglio. Ma anche l'ammiraglio comunque sta un po'. È l'ammiraglio che comunque. L'ammiraglio sta sbagliando nulla. Non è vero, non ho mai detto. Ma stai esagerando così. Poi non lo so. Vabbè, ma è un pirata, non è che devi parlare così. Tu devi essere superiore. Ho capito, Carlo, ma stanno... ma al momento noi, stanno due pirati avanti a noi. Nella zona, infatti... Abbiate eravamo noi nel torto. Non lo facciamo più, basta. Cioè, ho capito, ma non è che il pirata si deve mettere a dire zitto, lei ancora parla all'ammiraglio. Perché noi al momento siamo quattro... marinai e due pirati ce li mettiamo nella sacca, sai che significa? Quindi anche un po' di contegno, va bene che abbiamo sbagliato noi, ma anche le parole, non c'è bisogno di mancare di rispetto. Sì, il fatto che ha detto poi, il fatto che il capo è solo il signor Doge, questa cosa non va bene comunque, che anche l'ammiraglio c'ha il suo distintivo, insomma. Bravissimo, per me stanno sbagliando ambo le parti, i sottoposti che parlano quando andiamo a parlare. Ora li mettiamo un attimo a posto, andiamo. Tu sei il solito comunque che fa sempre il bordello, mamma mia. Sentite un attimo, mi sentite, le dico le cose veloci. Mettiamo in chiaro due cose. Intanto stavamo chiarendo delle situazioni con il vostro ammiraglio. Intanto mi aspetto dai sottoposti che hanno parlato senza permesso di scusarsi con i pirati e con l'ammiraglio. Le scuse sono il minimo. Ehi, prego, a voi due sto parlando. Signori. Scusi. Ecco, perfetto, perché persone del vostro grado devono stare al loro posto comunque. Seconda cosa, signor pirata,
Capisco che lei ha visto come un disprezzo di quello che hanno fatto il marinaio signor Asdrubale no, e signor no, Gilberto. No. Però comunque anche un po' di rispetto per il signor Gilberto, che è un ammiraglio e penso che abbia... signor Gilberto qui, l'ammiraglio. Un po' di rispetto anche per lui, che comunque ha un grado importante. No. Signor Doge, penso che lei sia d'accordo che se vede noi pirati sulle sue coste, si preoccupi. Sì, sì, però ascolta, fatemi finire il discorso. Cosa? Poi la seconda cosa fondamentale... Annaccio che sei sceso, che mi hai messo la barca al contrario. Allora, la seconda cosa importante, assolutamente da dire, signor Gilberto, lei deve comunque anche lei delle scuse ai pirati, per aver oltrepassato il loro mare. Entrambi avete sbagliato, sicuramente. Anche e soprattutto i sottoposti che rispondono ai pirati. Non deve mai più succedere. E due, le coste sono divise. Queste a sinistra sono le nostre coste. A destra sono le coste dei pirati. Quando si deve passare, si passa nel modo giusto. Noi... La prossima volta, se vedremo un pirata, annunceremo la nostra presenza. Che cosa dobbiamo fare? Attualmente con i pirati non siamo nemici né tantomeno amici. Abbiamo una neutralità che ci siamo guadagnati e vogliamo rispettare gli accordi. Però se voi invadete le coste, ovviamente loro rispondono. Noi per ora siamo, come posso dire, magici commercianti, insomma. Voi avete cose che possono servire a noi e noi abbiamo il rame. Ora, se voi siete interessati al commercio proficuo, che possa essere giusto o sbagliato, voi non dovrete sapere noi da dove prendiamo il rame. Ce l'abbiamo. Se siete interessati, noi commerceremo. Altrimenti, le frecce saranno la cosa minore che riceverete. Insomma. Mi scusi, signor pirata. A me non piace chiamarla pirata. Mi dia un modo in cui posso chiamarla. Che non sia anche un nome fittizio. Ma non mi piace chiamarla signor pirata. Comunque, il mio nome è Gilberto. Non so se posso dirle molto piacere, ma non posso rivelare il mio nome. Il mio nome, ogni volta che qualcuno lo sente. Ma infatti non le sto dicendo di dirmi il suo nome, le sto dicendo di dirmi un suo pseudonimo, un modo con cui posso chiamarla anche. Comunque, un giorno lui ci dirà il suo nome sicuramente, ma adesso abbiamo una missione importante da fare, non perdiamo altro tempo e non disturbiamo ancora i pirati. Ah, e signor pirata? Mi dica. Se non è un problema... quando è possibile vorrei scambiare due chiacchiere con il suo ostaggio o comunque tizio. Ostaggio? Signor Doge, ma cosa ha raccontato a questo ammiraglio? Io non ho raccontato una cosa del genere. Ostaggio? Gli ha detto che avete rapito una persona che è stata pagata per la sua liberazione, ma continua a restare con voi. Ma lei conosce soltanto parte della storia. Non bisogna aprir bocca su cose che non si sanno bene. Cosa non saprei? Signor Doge, forse è meglio raccontare pure del nostro punto di vista, no? Il motivo del perché abbiamo rapito il signor Pietro e del fatto che è stato liberato in maniera tranquillissima, senza tagli, senza neanche un capello gli è stato tolto. Se è possibile vorrei parlarci. E perché lo dice a me? In che senso? È un uomo libero, signor Pietro, puoi parlare. Perché il signor Pietro si trova da voi, quindi parlare devo per forza chiedere a voi. No, per parlarci dovrebbe parlare con lui, se lui è sulla nostra isola. Ci puoi parlare quando lui se ne andrà dalla nostra isola. Ecco fatto, facile. È molto semplice. No, lui non esce è così semplice. Lui se ne va dall'isola, tu ci parli. No, non è così semplice. Io vorrei parlarci in qualsiasi momento. Intanto allora, questo discorso poi ne parleremo meglio, signor ammiraglio. Le spiegherò meglio la situazione.
Però adesso sia per i pirati sia per noi sia meglio comunque andare avanti con i lavori. Io ho qualcosa che le può servire, signor Doge. Io ho sentito, abbiamo un nuovo membro dell'equipaggio e ci ha raccontato cose. E sappiamo che a voi serve, avete un disperato, proprio disperato bisogno di soldi. Non so se mi spiego. E come l'avrebbe saputo questa cosa? Ma come, l'ho appena detto. Nessun altro ha accesso alle casse eccetto me e il qui presente Doge. E in più perciò non so che informazioni lei ha avuto. E in più cioè queste informazioni sono un po' false. Chi l'ha detto? E allora ci sbagliavamo. Quindi allora, significa che voi non avete bisogno di soldi? Non abbiamo detto questo. A noi fa sempre piacere fare scambi commerciali. Se voi avete bisogno anche qualcosa da parte nostra, possiamo fare un accordo commerciale. Noi, se avete bisogno di cibo, se avete bisogno di materiali, allora, potete fare richiesta. Facciamo una cosa. Ho un'idea. Noi abbiamo bisogno di molto, molto minerale e siamo disposti a lasciare che una persona, oltre lei, signor Doge, che per quanto vuole può sempre entrare sull'isola per conversare per vari patti, noi siamo disposti a far entrare una persona, una soltanto, sull'isola. So che avete un minatore. Siamo disposti a farlo salire sull'isola per scambi commerciali. Va bene, nessun problema. La riferiremo ai nostri minatori, però, perché ne abbiamo più di due. Io so che voi avete un bravo minatore. Ah, non quello conosco. Più esperto. Sì, ho capito di chi stai parlando. Sicuramente Ora mi sfugge il nome. Un certo Felipe. Come si chiama? Sì, Felipe. Il cileno, praticamente. Il cileno, esatto. Quel tipo lì. Ho saputo che è veramente bravo. Se lei è disposto ad usare lui come mezzo di commercio, io lo lascerò salire sull'isola solo per commerciare. Allora, più che altro, sinceramente, visto un po' le restrizioni che abbiamo, in realtà chi si occupa di commerciare comunque sono i marinai. Quindi, nel senso che anche se voi fate un ordine e un marinaio qualsiasi vi porta una cassa piena sulla nave, senza nemmeno salire sull'isola. Io sono disposto a lasciare che un marinaio accompagni il signor Filippo, ha detto. Lo accompagnerò personalmente. Il signor Filippo può salire, ma il marinaio no. Va bene, altrimenti nessun problema. L'accordo salta. Va bene, nessun problema. Ok. Perché altro preferivamo fare lo scambio commerciale noi, stesso stato con i pirati, perché appunto no, dobbiamo parlare personalmente con il minatore. Va per bene. Quello che ci serve. Va bene. Se poi è disposto a portarcelo. Sì, nessun problema. Intanto, andiamo. Intanto parleremo poi degli accordi commerciali. Magari proprio più tardi. Intanto partiamo per questa piccola missione che per noi è fondamentale. Non dica altro, signor Doge. Andiamo, dai. Andiamo, ragazzi. Dai. Spero che sia risolto l'ultimo problema. Vai. Allora, ragazze, i subordinati, mi raccomando, sempre calma, perché fare una guerra attualmente ci fa solo perdere. Ma che me ne frega, la vinco sicuro. Signor sindaco, può... Oh, mi state chiudendo, Giuseppe. Orgione! Signor sindaco, può cercare di contrattare la possibilità anche per me di scendere a... Non credo che sarà facile per l'ostilità che si è dimostrata. Non la vedo difficile, ma intanto comunque ne parliamo. Visto che io non ho dimostrato alcuna ostilità, signor sindaco. Ma intanto seguitemi che abbiamo una missione importante da fare. Io non ho ostilità, sì. Doge. Ah, poi sindaco ancora. Doge si chiama sindaco.
No, come devi andare? No. Il signor Doge. Va bene, allora. Ah, scusate, mi se n'è andato. Andiamo comunque, andiamo. Siamo solo noi, va bene. Bye. Allora, questa è una missione fondamentale. Ascoltatemi. Come si dice, quando un paese è in crisi cosa succede? Andiamo a prendere una miniera esterna e rubiamo tutto il rame di queste miniere. Veloci, venite. Che grande lei. Non ho come si dice... Ci io faccio sì. Prendere il piccone, no? Dove io li posso fare. Li posso fare. Ma non ne ho le capacità, purtroppo. Allora, io intanto scendiamo qui. Che forse però è meglio andare a piedi qua. Avete del legno? Sì, no, io non ho le capacità, no. Ma ne ho uno vecchio. Venite con me, venite. Fammi un piccone per me, dai. Venite di qua. Non posso, non ho le capacità. Signor sindaco, chi può essere che gli ha detto un'informazione del genere sul nostro... Ma noi non siamo in crisi. Sulle nostre casse. No, non siamo in crisi, no. Chi può aver detto una cosa del genere? Beh, qualcuno che avrà ascoltato... Cioè, lo sarà inventato. O se sarà inventato proprio per vedere cosa dicevo. La crafting è qua, signor sindaco. Sì, lo so, sto prendendo un po' di legno. Allora, avete pietra? Immagino di no. No. Io sì, sì. Dammi un po' di pietra. Sì, ce l'ho anche io. Aspetta un attimo. Diorite, vabbè, è la stessa, no? Comunque, signor sindaco, a me quelle persone non piacciono proprio. Venite di qua un attimo. Sicuramente. Ovviamente parlare con Jump. Parlo dei pirati, no? Sicuramente che non piace, sono pirati. E voglio assolutamente parlare con Jump. Ma è che lei che parla col signor Jumper non ha molto un senso logico, perché comunque è una sua scelta quello che sta facendo. Non per mi ora... interessa, secondo me ha subito il lavaggio del cervello, gli voglio parlare. Dov'è la table? Ah, ok. Piuttosto mi potrebbe accompagnare in modo tale da... Allora, ragazzi, quello che stiamo facendo si può chiamare abbastanza illecito. Ma quando c'è il Doge in mezzo, illecito non è. Ora, signor marinaio, lega. Ho trovato un cartello. Oh, porco. Allora, quanti uomini siamo? 1, 2, 3. Perfetto. Chi è che non ha il piccone? Io. Ok, fai una cosa. Tieni, do 2 bastoni. Prendi un po' di pietra. Te la prendo io. È il cibo, ce l'avete, ragazzi. Allora, cibo, fatela no? E andiamo in miniera veloci. Oggi si scava. Questa è la missione del Doge. Cioè io le torce, ragazzi. Ora per la prima volta vedrete un Doge. E non potete dire che il contrario. Che lavora anche lui con voi. E non tu metti una zeppata. Andate più dietro, porco di. Ah, c'è dove scavo buco prima. Allora. Vai giù, oh. Hai preso in palla. Su, dai. Allora. Una torcia! Vabbè, l'ho messa. Oh, basta, chi è che spinge? Vabbè, lasciamo perdere. Vada lei. Sto dietro la potecca. Più che altro, aspettate un attimo. Aspetta, di quelli quando andiamo. Andiamo, poi sì. Allora, Doge, qui siamo andando molto in profondità, Eccoli i primi soldi, eccoli qua, ragazzi. Oh, mi scusi, mi è partito un colpo di sbaglio. Oh, scusa, Cinno. Non mi è partito di sbaglio, scusa. Allora, abbiamo un po' trovato già qualcosa. Brava, di... Allora, iniziamo a scavare ognuno per cazzi sua. Cerchiamoci, nel senso, allarghiamo il buco così possiamo scavare insieme. Ragazzi, allora... Siete una table. Adesso è questa santa. Allora. Ma baci puttano, Doge. lo so, ma è stato un po' improvvisato. Ma solo il rame o anche il carbone? Quello che trovate. Se trovate ferro, meglio ancora, che lo portiamo ai minatori, ce lo facciamo solo fondere. Ci sì, ma sto piccone di pietra fa schifo, Doge. Ci facciamo pagare da minatori. Subito. Ma non vedo niente. Aiuto, ragazzi. Secondo me da qui non usciremo vivi. Oh, soldi! Dove? Qua da me, prendo io. Cash? Poi mi raccomando, tutti allo stato, non tenetevi nulla. Sì. Ragazzi, non vi preoccupate, vi diamo una parte dei soldi. No. Raga, mettete una luce qui sotto, se ci vede una minchia. Non ho niente, fra. Non ho niente. Signor il Doge, mannaggia, mi sei. Ecco, arrivo, dove siete? Oh, qui. Siamo molti in profondità. Ah, perfetto.
Che cazzo è questa roba? È terra tipo? Una specie. Una specie di cazzo. Stai attento, che qui andiamo soffocati tra poco. Non vedo più niente io, signor Sindaco. Ma c'è un cazzo, non c'è niente. Ah, vi preoccupate, sì, che troviamo sempre qualcosa. Oddio, oddio. Ah, io un po' di rame l'ho trovato. Io pure. Carbone. Oh, rame. E da qui non usciamo vivi, Turi. Perché non vuoi uscire viva? Ma guarda dove siamo io. Oh, bro, okay. Che cazzo, ecco. Ok, mi è finito il piccone. Dov'è la table? Se lo Stato non ha soldi, si riproduce. Bravo. Come direbbe una buona zecca. Signor Sindaco, ho trovato dell'oro, ma non posso raccoglierlo. Mi è stato un dungeon bello grande. Allora, se posso dire una cosa, mi serve la table. No, no, non lo per raccogliere, non lo per raccogliere. Metti la table, metti la table. Ne ho un in più. Però gli altri basta. Grazie. No, il piccone ha finito. Sindaco, come ci ho passato qua? Signor Sindaco, se le serve qualche bastoncino, che da me. Ce li ho. Il bastoncino finto? Anche. No, quello no, deve chiedere alla signora Lilith. Lei che pensa. Io. Come facciamo altre uscite di qui dopo? Basta che scaliamo tutto in alto. Ah, ma basta anche salire direttamente. Dai, ci serve la luce qua. C'è uno strano bug. Lo collega? Dove? Oh. Si sposta un attimo, signora. Ui, ferro? Sì. Solo due pezzi, ma... Vabbè... Fanno sempre comodo, no? Sì, ovviamente. Più roba troviamo, meglio. Altro rame buono. Lo Stato ha bisogno di questo rame. Mi sa che... Prenda. Dov'è il signor... Vada, prenda. Avevo pensato una cosa... Secondo me molto sensata. Aprire una miniera dello Stato. Ci sta. C'è un po' di carbone. È abbastanza inutile il carbone. Però io lo prenderei. Dov'è il sindaco? Sono qui. Mi servono... Signor Gabri, comunque ho avuto una bellissima idea. Cioè? Mi ascolti. Si ricordi che noi abbiamo una super montagna vicino alla stazione di polizia, più o meno? Sì, lì c'è ecco, la molta roba, insomma. È arrivato il momento di aprirci una miniera dello Stato. Ah, bene. Comunque, le ripeto, io voglio andare a parlare con Jumper, quindi mi dia allora, il permesso. Allora ti sei fissato tu, eh? Sì, voglio riportarlo a casa. Ma tornerà sicuro a casa? Voglio esserne certo. Tornerà sicuro perché c'hai i soldi a casa. Voglio esserne certo. Ha già tutti i soldi sequestrati, ha tipo 8 stack di rame. Ma tornerà perché... sicuro. I pirati non me la contano giusta. Se lei mi dà il piacere di accompagnarmi, poi andrò io a parlare con Ma John. Sicuramente. Però per adesso cerchiamo di avere buoni rapporti con i signori pirati. Non possiamo fare cazzate. Sì, però. Per ora ci sarà sicuramente. È meglio che ce li. Io non ho i materiali per farmi un piccone, signor Sindaco. Ce l'ho io. Infatti, ragazzi, dai trunchi te dobbiamo prendere anche. Se mi dà giusto qualche legno. Un attimo solo che io c'ho il banco comunque. Aspettate, sì, ce l'ho, ecco qua. Allora, dov'è il banco? Spostati. Allora, tenga qua, signor. Mi serve anche un piccone, capo. Allora, te le faccio io, aspetta. Vediamo un po'. Vede il bastone, tipo. Allora, vengi qua. Perfetto. O addirittura 3? Sì. Signor Gabri? Mi dica. Ti può dare una mano? Dove? Sto scavando a mano. Dov'è? Sì. Ma che cazzo? Sto andando a mano.
Ma che cazzo scava a mano lei? A mano, a quante scava a mano questo? Doge, ecco. Ma sì, il rame qui non c'è. Perché forse siamo scesi troppo. Troppo. Ma come mai non ci sono... A che livello si trova il rame? Mi pare quello più alto. Meno loro, cioè per questo non c'è un cazzo, sta montagna è fiacca. Ma siamo venuti nella parte più lontana proprio di proposito. Non possiamo far arrabbiare i minatori per questa cosa. Il ferro, attenzione. Ecco, vede. Ho preso il ferro. Poi del rame. Ferro. E lei mi sta un po' seguendo, signorina. Eh? Oh, che fai? Mi picchi pure. Sto facendo spazio, non vedi? C'è un po' di spazio che qui non divide una sega. Ok. È un duro lavoro, ma qualcuno dovrà anche farlo, no? Oddio, Yotto mi sa che mi ha sussurrato se... dove sono, perché voleva fare un'altra casa. Digli che a breve torniamo a casa. Siamo in missione, basta, digli così. Siamo in una missione fondamentale per il nostro paese. C'è un cazzo in sta montagna, oh. Ma tra l'altro può avere una seconda casa. Sì che può. Basta che paga. Si mangia un cazzo qua dentro. A parte che io non vedo una sega. Basta prendere la torcia. Non so con noi, dove sei. Oh, ho trovato un dungeon. Un dungeon. No. Ma è piena di acqua. Ah, sindaco, qui... Se ne vada, sindaco, è troppo pericoloso. Sì, sì, ho visto. Però là c'erano dei soldi, ho provato a fare... È troppo pieno di acqua, quello è problema. Problema proviamo ad andare di qua, no? C'era, ma c'era chiudi la vena, chiudi la c'erano vena. C'erano dei soldi, ma niente, non penso si possano prendere. Dove? Andiamo di qua? Il problema è pieno di acqua. È strapieno di acqua. No. Passate, passate e chiudo. No, ma non cambia nulla, non penso che si deve andare. Non c'è una. Non c'è una sega qua. Oh. Non penso sia una buona idea. No, non funzionerà. Oh. Ah, pure. No, qua. Non elimina l'acqua, non elimina mai. Devi proprio togliere tutto. Perché è proprio. È un mare sotterraneo. Ho fatto uno strato di pietra. Un mare sotterraneo. Come te lo spiego? È un po' strana come cosa comunque. So. È Minecraft, fa sti cazzi. No, vabbè, ci sono davvero le caverne nella vita reale, cose. Oh, la sì, ma qui siamo più dicendo me di minimo. Ti sto seguendo, io senza Bitcoin. Sì, ma non c'è un cazzo, c'è proprio zero. Boh. È stato un po' di ferro, a poco poco. Non siamo nelle miniere aperte, non siamo. E perché l'abbiamo iniziato a scavare noi, quindi... Il carbone, l'oro, il rame, niente posto. Adesso siamo scavando sempre in un posto di merda. Ma no, qualcosa dovrebbe anche uscire, no? Ah, io ho trovato un sacco di ferro. Attenzione, c'è il ferro lì. Prendo io! Sono finito nella caverna di Turi che sta andando con l'incidente. Comunque abbiamo trovato un po' di rame, ma secondo me è poco. Ne ho 62. Basta. Sì, vabbè, sì, cazzi, tanti ci abbiamo tempo, no? Dolce, ecco. Sì, ma adesso appena torniamo, prima istoriamo proprio una miniera nostra, fisicamente. Dobbiamo ma solo che trovare cazzo che continuano a mettere i cosi, ma dai! Paghiamo... Figa, ti ammazzo.
Ammazza. C'è roba rossa. Non si può prendere, ci vuole piccone di ferro. Questa è la redstone, è buona. Serve per rimacchi ingegni. Ma lo senti, deve essere rumore. Ah sì, l'ho sentito già io. Te lo senti un po' in ritardo perché forse è più lontano. Oppure sono proprio io. Boh, io penso che sia il momento di tornare a casa. Sì. Abbiamo fatto quello che potevamo. Mi sento un pochettino scammato però. Oh, ma smettete di chiudermi dentro, puttana. Ok, io torno a casa, ragazzi. Sì, sì, andiamo, andiamo. Come si torna indietro, lo scopriremo a breve. Salendo. Dai, che morti. Dobbiamo sempre salire, ragazzi. No, io morì. No, no, è... Ah, ecco. Ce lo seram. Ok, da qua. Andiamo. Eh sì, non posso stare perché tu chiedo ma appartiene. A che mi piace tu, senza te non posso. Mi piace pe. A capocchia. Oh, fra, aspetta, che se io mi perdo che non c'è scritto. Oh, loro. Sì, abbiamo sbagliato strada. Ma aspetta, fra, sì, sì, è giusto, vieni qua, è giusto, perché qua abbiamo messo. Sì, no, ma è chiuso, qua, no? È chiuso, però. È qualche idiota l'ha chiuso sicuro. Venite, venite di qua, di qua. Ah, perché non ci sono le torce. No, non è qua, che cazzo dici? No, no, sì, sì, sono sceso di qua io. Ah, sì, ok. Ah, sì, che io mi sono buttato. Io ti ammazzo. Allora. Ragazzi, è tutto buio. E ora metto una torcia, aspetta, ok. Allora. Aspetta, tu in caverna. Ok, no! No! Ma sei un coglione, chi è che mi ha scavato sotto? Ma stiamo lasciando tu di qua. Aspetta, vai. Scusa, ma qua siamo chiusi, eh. Ma non mi state lasciando venire la claustrofobia, vi giuro. Madonna, ce la faccio giù, buttatemi fuori da qui. Aiuto, ce la faccio giù. Oh, questa ragazzi, aspetta. Questa non si butta, ragazzi. Oh, sento, dove sta? Io, sono qua, sopra. Qua. Sopra? Qua si sono. Scavate. No, mi è finito il piccone, mannaggia. Vai, faccio io. Mannaggia a calogero. Scoperi i work, mannaggia. Ragazzi, no, oh, con calma, oh, no. Oh, aia. Di qua, vi sto aiutando, mannaggia la puttana. Però, ma cazzo avete scavato voi, siete delle bestie. Le scale dovete fare. La bestia di Satana. Mamma mia. State andando... Tu mi scusi, eh. Ok. Andiamo? Io sto salendo. Il signor... signor Ben, il marinaio più importante. Oh, oh, Gesù Cristo. È stato un parto. Sono tutti, ho i giacchetti di prato. Ma ce la fate, oh, è facile, dai, so. Sì, sì, io mica li sto chiudendo. No, ci siamo. Ma c'è cazzo. Siamo andati, siamo andati. Qua devo uscire da qua dentro, ce la faccio più. Siamo arrivati alla fine. Sì, sì, noi sì. Te muovi, a posto di fare il coglione. Andiamo, andiamo. Oh. Chi mi tira? Ma... Bene, tutto la droga. Stavo. Ah, quelli c'hanno l'orientamento della tartaruga e tu li chiudi, no? Devo dare... Ferro. Oh. Chi è? Mamma mia, che mine... marinaio. Eh già. Sto facendo un altro boss. Cosa stanno facendo? Oh, Gesù Cristo. Ah, andiamo a salvarlo. Ce la fate. È molto bello. E poi era di qua. No, aspetta, qua ci ha chiuso qui, guarda, qui è, vedi. Sto coglione. Io ho detto non chiudere, che quelli sono, se hanno l'orientamento della tartaruga. Ecco lui, no, no, è divertente. Cretino. Andiamo, c'è tu là sotto, ragazzi. Vabbè, cretino. Ah, perfetto, sta su di sotto? Oh, sì. Ho voglia di stare lì sotto, mi sa.
ghiacciaio. Signor sindaco, non ha freddo? È un po'. Ho sbagliato pure strada, abbiamo sbagliato. Ciao ragazzi, tornate indietro. Sindaco, di qua. Ah, oh, Gesù Cristo santo. Qualcuno torna vivo oltre noi? I pirati mi stanno veramente su. Già, sì, però. Chi è che manca all'appello? Abbiamo perso qualche uomo? Turi. Il signor Carlo e il signor Turi. Vabbè, sono morte due. Turi è ancora sotto. Credo. Andiamo. No, signor Carlo, prende l'altra nave. Turi lo tre. Non la so guidare, non la so guidare. Trasportiamo. No, lasciagli la nave, andiamo. È la sotto. Ma mi sa che è... starà lì a vita, mi sa, che l'abbiamo sigillato. Ciao, siamo tutti dalle scatole. Addio, Turi. Ah, è proprio vicino comunque. Sindaco, Doge, vedo casa mia da, sì, da qui. Hai visto? Infatti siamo vicini. È stata una missione particolare e immersiva. Sì, ma io penso che c'è molta più roba dove sta quella montagna di lì, mi sa, Sì, sicuramente. Sì, ma perché lì, mi sa, è un po' fiacca come montagna, insomma, quindi... Siamo tornati con un po' di ricchezza. È un pochettino, dai. Quanta esperienza hai? 9. Quanto? Così poca. Che pensi, che lavoro? Hai minato, hai fatto. Wow. Ragazzi, il RAM... Venerdì mi serve la tua esperienza. Vado a rifornire le casse dello Stato. Ok. Vado a fornire. Ma c'è, dove c'è scappato il gioco? Ecco, ma che è sta roba? Un piccolo regalo dai Fabbri. Essendo che voi avete detto che siete in bancarotta. Oh, che carini, ci hanno regalato 32. Di che? Sento che voi siete... chi è stato? Vabbè, io mi prendo i cartelli. Dammi qua un po' di... Dammi qua i... rame. Raga, una cassa c'è qua, Grazie, io. Dove state mettendo il rame? No, infatti, dammela a me, puttana troia, Carlo. Dai al tesoriere, io vado un attimo a contrattare con i Fabbri. Vai. Cos'è lo scherzo? Vale, addio. Sto andando un attimo al villaggio. Ah, dal Fabbro. Signor Fabbro, signor Fabretto, delle cose da venderti. Salve, parlami. Oh, del carbone, del ferro e della... Avevo trovato dei minerali. Esatto, devi avere un po' di... aspetta, il ferro, posso avere il ferro? Ne ha 17, quanto mi dai per 17? Aspetta, ciao Felipe. Ho finito di minare. Felipe, comunque ti cercavano i pirati. 17. Per una cosa commerciale, poi ti spiego un attimo. E che devo fare? Io sono un pirata. Oh, guarda qui. E dove l'hai preso? Magia. Tieni. Entra in campo un attimo. Ecco qua lei. 34. Per tutte le cose? Quanto vuole? 17 di rame e il carbone, va bene? Ah, ok, anche questo. Grazie mille. Tutti in nero. Per uno stack di lapislazzuli quanto mi dai? Non valgono un cazzo. Grazie mille. Non valgono ora?
No, ne uso solo io. Ho uno stack da 64, quanto mi dai? Ne ho troppi, non mi serve. Ah, ok. Aspetta, apri la porta, ecco. Uscire. Oh, pizza, quanto era? Tu mi hai portato uno stacco, giusto? No, 53 ne ho trovati. Pizza, mi hai dato uno stacco, giusto? Ai, dai. Dove sei? Sono qui nato, te. Ho un libro, dove l'ho messo, aspetta. No, è al mondo. Quasi. Vieni al mondo. Fammi vedere, dai, che devo fare, no, delle cose. Venerdì mi servi, perché mi serve la tua poca esperienza per riparare delle canne da pesca. Va bene. Ecco, questo libro qui, vieni. Lo devi leggere, che cos'è? Perché il mio mouse ha l'immagine e non riesco a leggere bene. Potenza lealtà 3. Potenza 3 e lealtà 3. Lealtà. Non so cosa sia. E che cos'è? Lealtà. Comunque, a che ora si stacca? Tra, penso 10-15 minuti, 20. Io allora posso già staccare? Sì, sistema delle cose. Sì, esatto, esatto. Me la metto in casa. Signor Sindaco. Mi dica. Comandante. Ma tutto il rame l'ha messo, no, nel comune? Eh? Il rame l'avete posato nel comune? Cioè avete dato... No, sono venuto qua per metterlo, ma non è che ne ho trovato chissà quanto. Vabbè, quello che abbiamo trovato ci accontentiamo. È pochissimo. Lo so. Intanto però posso andare a comprare quei cazzo di libri, Gesù Cristo. Ho tante canne da pesca, venerdì verrò da lei per ripararle. Come non ne compro già tre, vado a comprarle. Signor Sindaco, mi dica. Le volevo dire una cosa, vengo un attimo. Aspetta, un attimo, so, fammi andare alla libreria lì. E poi andiamo dove vuoi. Ok. Entri. Se io mi lascio la cassa aperta, lei riesce a leggere? Ai. Allora. Oh, finalmente. Finalmente. Efficienza, fiamma, protezione, oh, no. Oh, no. Come non c'ha più il libro? Ma ce li ha? Ma? Se vuoi ne ho uno io, ma è utilizzato. Però fiamma, protezione, esca. No, vabbè, tieni, aspetta, faccio io così. 4. Ah, forse solo lui l'ha messo solo uno. Aspetta, vabbè, li compro così. Poi. Uno. Due. Meno male che c'ho sta cosa. Ha sbagliato a metterla. Ok, ho preso tre libri nuovi. Volendo possiamo stare qua, basta che nessuno ci senta. Ah, vai. E chi ci sente? Allora, siccome per ora vedo che i minatori vanno un pochettino per i cavoli loro, nel senso che qualcuno magari non c'è, qualcuno magari sta sempre fuori dalla miniera, non è che posso avere per una volta un permesso speciale per andare in miniera? Poi tutto quello che trovo andrà a lei, tutto a lei, minerali. Ma infatti faremo quello, apriremo una miniera statale e paghiamo le persone per scavare. Quindi probabilmente venerdì fate voi sta roba. Ma quindi, a meno che non ci siano minatori. Quello che intendo io è andare fuori città e trovare una miniera bella grande e scavare e portare tutto a lei. Appunto, apriremo una miniera lì, vedi quella montagna? C'è una parte che è proprio buona, che vai proprio in un dungeon. Ah, ok. Costruiremo la nostra prima miniera statale e mandiamo i civili a lavorare e li paghiamo per farlo. Comunque, questa cosa dei pirati non mi piace. Ok, poi allora venerdì ci mettiamo. Lei pensa troppo ai pirati, ma guarda cosa le ho portate intanto. Nuove cose per il comune. A questo devo pensare. Sì, ti ho dato tre libri nuovi. Visto che non c'è. Da pirata, da ammiraglio, a questo devi pensare agli stronzi di quei pirati lì. Ma lei pensa troppo negativo. Deve stare al tranquillo. Al povero Jumper. E al povero Jumper che è ancora con loro. Magari è trattenuto con la forza, magari con un lavaggio del cervello. Potrebbe essere, ma... Che ne sarei? Questo sì, ma non si preoccupi, non si preoccupi. Tranquillo, noi già abbiamo dei piani in mente. Ma se arrivano piani, qualcuno ci può sentire. Lei non è preoccupato del suo concittadino. Sì, che me ne sono preoccupato, ma...
Non è sotto tortura, mi hanno assicurato che, che viene trattato bene. I pirati non dicono mai la verità. Questo è anche vero. Ma? Comunque tenga il ferro che ho scavato, il carbone che ho scavato. È un cazzo. Se vuole do anche un paio di tutta la pietra. Che me ne faccio di strada? Che ne so, è un po' di rame. Basta. Ah, il rame è sicuramente buono. Ah, tra l'altro ho fatto una piccolissima spedizione verso la montagna che ci diceva. È enorme e ho trovato anche una piccola cava già scavata. Sì, sì, ma infatti faremo una cava speciale, appunto. Tanto le casse sono un po' più piene. E niente, dai. Vengi, vengi. Me lo vuoi dire? Con distrutto sempre. Io subito vengo, anzi ammiraglio, venga con me un attimo. Sì. Andiamo. Vadi, vadi. Le porto a un posto magico. Non mi piace. Letteralmente in bocca al lupo. Non ti piace. Stiamo andando dai pirati? Sì. Devo stipulare degli accordi. Sei tu che riceve tutti questi. Ok. Che cosa è starò? Ma? Cosa? Ma? Alla larga. Vi ha dato penso. Questo sia il perimetro. Ah, ci ha dato. Ok, ci ha dato un. Ma minchia, ma è dove eravamo noi? Ma dai! Ma scusa, vicino ma... Gesù Cristo. Salve, signor pirati. Salve. Sono qui per scambi commerciali. Volevo sapere che tipologia di minerali volevate. Volevo sapere che tipologia di beni che avete bisogno. E possiamo scambiare senza problemi. Attualmente il nostro... Diteci qual è il vostro fabbisogno. E con l'ammiraglio mi accordo. Comunque sì, faccio trasportare proprio personalmente dall'ammiraglio. C'è, no. Mi scusi, parla, signor... Parla sì. Tu, mi scusi, signor pirata. Mi scusi. Ci ha dato un limite? Ah sì, è vero, abbiamo visto quel cartello. Quello è il limite che vogliamo rispettiamo? Quello è un cartello per chi si avvicina troppo. Cioè... Ok, va bene, va bene. Ma sarebbe il limite entro cui non possiamo entrare? Ma quindi mi sta dicendo che io se vado oltre il limite non posso più nuotare? In che senso? Noi stiamo chiedendo... Non lo so, nel senso, quello, nel senso che mi sta dicendo che quello è il limite che non dobbiamo attraversare. Cioè, allora... Sto capendo questo, voglio capire questo. Noi abbiamo intenzione di delineare un limite che sarà invalicabile, oltre il quale... a chi non è permesso poi attraversare, farà una brutta fine. Per ora sì, okay, quello non è un limite. Per ora quello non è un limite. Okay. È soltanto un avvertimento per i vostri compaesani, diciamo. Che molte volte passeggiano di qua e a noi non va bene. No. Vero che ma non chi, va bene? Chi vede, mi scusi? Chi passa di qua che non siamo... Ma secondo lei io posso sapere chi passa? Non è tra quelli che ha visto prima? Allora, se i cittadini indossano armature... avete un problema. La vostra sicurezza in città pecca se tutti devono indossare armature. Ah, ok, l'ha visto con un'armatura. Ok, allora sono i marinai o poliziotti. E allora saranno i marinai. Solo una cosa, comunque, parlando di affari, perché siamo venuti qui per affari, non per altro. Sì. Mi dica cosa serve. Noi possiamo offrire, guardate, questo, abbiamo questi, tutto quello che volete. Non ho preso tutto, ma per farvi un'idea di cosa scambiamo. Mi lasci un attimo conversare con il mio... Va bene. ...copirata.
Hanno un sacco di fornace. Eh sì, vedo che stanno costruendo una bella base, vedo. Interessante. Gli scambi commerciali ci permettono anche di capire la situazione. Lei deve essere furbo o ammiraglio, come sto facendo io. Come? Lei deve essere furbo ammiraglio, come sto facendo io. Sì, ma signore... Gli accordi commerciali servono anche per questo, spiare. A me, signore, non mi piace questa storia che hanno Jumper. Se Jumper fosse con noi, sarebbe tutto tranquillo, non me ne fregherebbe proprio niente. Ma ci sta, poi... Ma con Jumper da loro, le preoccupazioni sono mille, sì. Signore. Puoi abbassare un po'. Tac e tac e tac e ta. Tac e tac e tac e ta. Hanno messo anche delle campane. Sì. Saranno allarme. C'è un cartello con scritto non toccate nulla. Le ho messi io. Ah, ok. Sennò la gente viene qua, la tocca di tutto di più. Eccoci qua. Io e il mio companero qui, Carrero Borracio, abbiamo deciso che attualmente di minerali non è che ce ne servono, però abbiamo bisogno di un'altra cosa. Vai, dica. E noi come può ben sapere, noi non siamo minatori, non abbiamo certe capacità, siamo amatoriali, diciamo. E noi avremo bisogno di il signor Carvero Borracio, se può parlare lei. Noi ci servirebbe, come dire, della pietra. Pietra? Quanti stack ne ho già adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questa penso intendi, no? Vediamo. Questa qua pietrisco normale. Pietra normale? Sì. Quanto ci serviva? Quanto vi serve? Ce l'abbiamo già adesso in mano proprio. Io ho due stack. Io ne ho, quante ne vuoi? Non mi ricordo quanta ce ne serve, se non ce ne avete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 più 2 che ha il signor Gilberto, 9. Esatto. Non vi stacca, non so, basta. Mi basta. E se vuole te ne abbuono 7. Possiamo, che ho... ma commerciamo con una persona. Diteci chi dobbiamo poi pagare. Ovviamente lo Stato, Doge. Quindi, signor Gilberto, lasciami la roba e salgo sulla nave, così per sicurezza che non andiamo in confusione. Ci dica quanto vuole per ogni stacco. Certo. Ora signor... Capitano pirata. Pirata. Vabbè, per ora pirata. Le regalo queste 7 di pietrisco e non spero ho che... bisogno di, e spero di regali che, mi dia la possibilità di parlare con anche qua per me va benissimo, anche qua con la persona che tenete lì, perché vuole rimanere, ma vorrei parlarci. Signor Canero Borracio, perché chiedi a me di voler parlare con non qualcuno? Lo so, perché chiede a te, soprattutto perché pazzo. Quella persona. Noi siamo pirati, ma lui è un pazzo. È un scioccato. Cioè, non è un pincione o altro. Lei attualmente si trova su questa piattaforma soltanto per la nostra benevolenza e del fatto che è accompagnato dal essere Doge, con cui stiamo avendo rapporti. Lei. Quindi, se lei mi sta dicendo. Lei dovrebbe restare qui. Lei mi sta dicendo che se io posso, che se io vengo qua con il signor Doge, posso tranquillamente venire a parlare con il tizio. No, ora lei è... Allora, vede questa passerella? La vede? Allora, questa passerella... Venga con me, non si prova qui, non le faccio niente. Allora, vede, guarda. Tanto possiamo vedi cominciare? Vedi dove arriva? Ok, perfetto. Sì. Vede... Boh, faccia
per stack facciamo 6 di rame, dai. Quindi totale quanti sono? Sono 9, 6 per 9, 54. Se hai fatto i conti bene, aspetta che faccio una, prendo la mia calcolatrice. 54, sì. Quanto vuole 56? No. 54, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Omaggio più questo vicino. E quanto ha detto 54 o 56? Non ho capito. 5, 4. Ok. Perfetto. Se avete bisogno di altro, potete mandare tranquillamente. Io da Doge. Può venire un pirata a commerciare con noi. Tanto non abbiamo nessun rapporto. O un pirata oppure manderemo un uccellino. Va bene, sì. Potete usare un uccellino. Potete. Possiamo venire noi come volete, preferite. Ok. Lo posso lasciare lì con voi? Ne è proprio sicuro? No, scherzavo. Beh, comunque lasciamoli parlare in privato. Io mi metto intanto a aspettare qui, seduto a guardare il mare quanto è bello. Ok, io Le piace la mia barchetta? La nostra barchetta. Beh, se avete bisogno anche di design di navi particolari, basta chiedere. Vi daremo quello che serve. Non è presente. Siamo attrezzati pure noi quelli. Ah, sì? Bello, vero? Questo è stato un regalo dal mio minatore preferito. Beh, detto questo, vi lascio assolutamente ai vostri lavori. Grazie per l'affare. Se avete bisogno di altro, un uccellino, allora, quello che volete. Signor Doge, come ho detto, ripeterò, il signor ammiraglio, per via eccezionale, ora è salito sull'isola, visto che è collegato all'isola per essere la prossima volta, resterà in barca o qui al molo, all'ormeggio. Va bene, assolutamente. Nessun problema. Ma il... Non ci ha... Io mi aspettavo di vedere il vostro minatore, non voi, sono sincero. Glielo porterò io. Il minatore attualmente è un po' impegnato perché ci sono grandi richieste, quindi... purtroppo non è disponibile in città. Signor Doge, credo che la nostra... richiesta sia un po' più urgente della vostra, no? Cioè, per mantenere rapporti migliori penso che dovremmo avere una certa precedenza. Se non l'abbiamo trovato in città è quello il problema, come comunico con il minatore. Quello è il problema. Ma comunque lo vedrò. Signor pirata, lo troverò io e ve lo porterò per fare due accordi adesso. Sicuramente la prossima giornata ve lo portiamo. Per ora andiamo, signor sindaco. Abbiamo fatto quello che possiamo. Ci vediamo. Andiamo. Qualsiasi cosa ci manda l'uccellino. Signor sindaco, è troppo compiacente. Cosa? Troppo compiacente. Abbiamo una crisi economica in corso. Abbiamo gli eserciti senza armature, senza spade. Come pensa, come mi posso comportare io? Troppo. Abbiamo invasione barbarica. Combatta lei contro 60. Lo porterò al momento. Combatta lei contro 60 barbari e con i pirati alle coste. Non possiamo avere due fronti. Troverò pizza e glielo porto. Vabbè, ma glielo porto. Ma la prego, non si faccia mettere così i piedi in testa. Non sono piedi in testa. Noi ci abbiamo guadagnato soldi. Signor Doge, sono piedi in testa questo. Cosa vuol dire abbiamo più bisogno di voi del signor Minatore. Mi passi la barca? Questo è mettere i piedi in testa. Comunque non si preoccupi, lo cerco io e glielo porto al momento.
Per ora niente piedi in testa, tu devi ammettere che siamo in crisi. Come paghi un esercito in guerra se non hai un Signor esercito? sindaco, un pirata che gli Signor viene a sindaco, dire. Va bene, ne parliamo dopo. Volevo dirgli una cosa molto importante. Praticamente, io, il Carlo, mi ha chiesto di fare una palestra. È qua tutto ok, e la sto facendo. Però il problema è che ora io ho bisogno di un materiale, come si dice, non è in questo mondo. Una palestra. Ah, Praticamente mi sento palestra. che questo si trova tipo nel Nether, è un portale, volevo chiedere se un giorno posso accenderlo per trovare queste risorse. Sì, non si preoccupi, troveremo, cercheremo di Come trovarle, sì. no? Pure, Ma non cioè, dovevi è un comprare. pericoloso, però che un giorno potete aprire. Sì, ma non devi Sarai di comprare. ritardo, giusto? Signor, scusi, signor sindaco, Sì? mi faccia fare questa cosa e poi chiudo. No, no, non ha senso. Allora gli serve per scavare. È quella la riga. Ah, Allora gli serve per scavare. deve andare a scavare? Semplicemente vogliono affittare l'uomo per scavare, probabilmente. Da come avevo capito, mi avevano detto così. E Ah boh, glielo porto adesso e poi così si che accorge. porta a fare adesso? Non può fare RP, che Almeno. RP fa? Mo' dobbiamo staccare. È in miniera, come avevo già detto, è in miniera. Ah, è in miniera. Abbiamo un minatore e i fabbri hanno il 70% del lavoro in più del solito. Proprietà del comune che ha scritto GG Gesù Cristo. Boh, detto questo, dovevo comprare un'altra casa, il signor Iotto non doveva comprare un'altra casa, avevi detto. Sì, ha detto che ne parliamo domani. Ne parliamo la Ah, ok. Boh, io direi per ora possiamo fermarci qui. Abbiamo fatto tanta roba, tanta roba. Le casse del comune sono riempite bene. Beh, Abbiamo oddio. abbassato le tasse, aumentato le tasse. Oddio. Se il comune riempite bene, parliamo. C'è qualcosa. Ah, intanto le auguro buonanotte, signore. Sono stanco. Le auguro buonanotte. Ci sentiamo domani per continuare i nostri lavori. Buonanotte. Va bene, vale. Giornata intensa. Allora, io ragazzi vi auguro a tutti buonanotte e faccio un bel raid a cammello. Sto portando il giocatore. Infatti per questo ho visto. Buonanotte ragazzi, grazie per la vostra compagnia. Ci sentiamo domani in live per altre cose, ovviamente, ma cercheremo di fare il possibile per il resto. Buonanotte ragazzuoli.